Abbiamo cercato in ogni angolo della penisola. Visto più di 500 provini. Selezionato 160 artisti. Il premio. Un contratto da 100.000 euro con Colorado Film. Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono dovranno scegliere il migliore. Un comico che sia eccezionale. Veramente. Presenta Francesco Facchinetti. Benvenuti sulla setta eccezionale. Veramente. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ma trattenetevi. Non sfogatevi con me. Fate un applauso alla nostra giuria. Eccolo lì, eccolo lì, il nostro presidente di giuria, l'attore più eclettico del mercato italiano, ovvero Diego Abatantuono. Speriamo che sia un complimento. È un grande complimento. Lo prendo per un complimento. Di fianco c'è il birichino, il monello della situazione, un po' come me, Paolo Ruffini. Buonasera a tutti, ciao. Un po' come lui ha detto, speriamo sia un complimento. Siamo fratelli, siamo anche questo è un complimento. Prendiamolo come un complimento. Fratelli di occhi e poi la donna della nostra giuria, l'unica donna, Selvaggia Lucarelli. Ciao a tutti. Prendilo come un complimento. Allora, siamo qua nel campionato della comicità italiana e siccome è un campionato dobbiamo trovare il numero uno, il più bravo di tutti, e il più bravo di tutti si porterà a casa, quello che vincerà questo programma si porterà a casa un contratto dal valore di 100.000 euro con Colorado Film. Siamo alla seconda edizione eccezionale veramente, c'è stato un vincitore anche nella prima edizione, e che vincitore, io lo voglio chiamare qua di fianco a me, il grande Roberto Lipari. Allora, Roberto non è solo stato il vincitore della prima edizione, ma anche colui che gestisce il backstage. Quest'anno c'è il backstage e, devo essere onesto, è una bella esperienza perché è una specie di scuola, vedendo tutti i pezzi di cabaret, vedi tutte le tecniche di scrittura, i modi, le intenzioni in cui dire, quindi io non smetto mai di imparare anche. Facci degli esempi. Per esempio, una delle tecniche di scrittura che abbiamo in comune con la musica è il tormentone, per esempio, quella cosa che fa un successo in tutta Italia, tutti ripetono. Ce l'ho. Porta in alto la mano. No, questo è culo, che è diverso, perché non ricapiterà più una cosa del genere, è tormento. Questo è culo. Dici? Sì, secondo me. Beh, un'altra tecnica è l'iperbole, quando tu esageri qualcosa all'infinito. Ce l'ho. Tipo Paolo Ruffini è un grandissimo regista. No, questa è una minchiata. Vedi, ci sei arrivando qua. No, scherzo, che Paolo mi ha preso pure la camicia stasera. Va bene. Allora ci vediamo dopo, ciao fra. Ci vediamo dopo. Mi raccomando, mi raccomando. A dopo, ciao. Scalda i nostri comici. Roberto Lipari, tanta roba l'abbiamo scovato noi. Allora, lo sapete, anche quest'anno c'è il quarto giudice. Cos'è successo? Ha scovato noi, non c'eri neanche l'anno scorso. Sì, vabbè, scusa un attimo, adesso. Prendi meglio di E la canzone che. Che noi siamo qua per ascoltare, non è che uno. Anche quest'anno c'è un quarto giudice, ma questa sera abbiamo voluto fare le cose in grande, quindi non abbiamo un quarto giudice, ma ne abbiamo due. Con un forte applauso, facciamolo entrare Ricky Tognazzi e Simona Izzo! Yeah! Yeah! Grandi! In realtà siamo due e mezzi giurati. Allora, infatti... Deve infatti la domanda che io vi voglio fare è perché alla fine di ogni esibizione bisogna dare il voto. Sì. Certo. Chi decide? Ci penso io, ti preoccupare. Quando si va in vacanza, chi decide tra i due? Lei. Decido tutto io. I ristoranti. Io. Lei. Però ce l'ho fatto perché siamo a dieta. Prego, andate verso la vostra postazione.
Ci siamo pronti, i nostri giudici sono pronti, anche i nostri due giurati aggiunti. Vi ricordo, adesso vedrete i nostri comici, dopodiché bisognerà votare, 16 passeranno lo stesso successivo, 14 grazie ai voti dei nostri giudici e 2 saranno ripescati appunto dai nostri due quarti giudici. Allora iniziamo col primo concorrente, non vedo l'ora, lui si chiama Ugo Sanchez Junior. Mi sa che come faceva Ugo Sanchez nel Reale, hai fatto la capriola, hai fatto gol. Bravo, bravo, bravo. Tra l'altro, mi è venuta voglia di... Aspetta un attimo, passate un po' di... Iaco, aspetta. Adesso anch'io voglio cantare una canzoncina, posso? Ma forse è meglio così, ti viene meglio che senza te. Non puoi rimetterci. Guarda... Improvvisamente ho cambiato idea. Bravo, incredibile, bravo. È incredibile. Allora, Paolo Ruffini, ridevi come se non avessi mai riso nella tua vita. E io sono rimasto molto sbalordito, ammirato da questa tua prova. Leggo fra l'altro che hai fatto parte di una compagnia russa straordinaria, che è quella di Slava, che io amo molto. Cioè, Slava Snow Show è uno degli spettatori più belli che abbia mai visto. Ma sei russo, sei italiano? È vero? C'ha una serata domani, se manda giù non riesce a comunicare. Ma un gargarismo vuol dire sì, due gargarismi vuol dire no. Sei italiano? Sì, perfetto, è italiano. Sei normale? Selvaggia, ti sei divertita?
devo dire la verità, do atto a te di questo, ma essero detto, arriva ora un concorrente che canta i Beatles gorgheggiando e suonando l'ukulele, avrei detto vabbè, una roba da corrida, no? Invece devo dire che è un pezzo surreale che ha un suo perché, cioè almeno ci hai lasciati così, dicendo questo è matto, ecco, per cui ho apprezzato l'originalità. Allora Diego, io devo dire che forse devi metterti sempre d'accordo con il conduttore, perché se arrivando ti danno una paga sulla spalla per dire coraggio è la fine, va a monte tutto il pezzo, quindi volevo dirti tante cose, ma poi mi hai spiazzato, perché effettivamente il colpo di mettere il microfono in alto sembrava veramente una cazzata, e invece ci aveva il suo perché, e ci siamo rimasti tutti male. Bravo. Ricky, voglio Ricky Simona. Hugo Sacet, no. Vi siete divertiti? Sì, mi sto divertendo. Sono rimasto impressionato dal testo, soprattutto. In particolare, ha cambiato delle parole. Sì, ho notato dei lievi cambiamenti. No. Io da questa testa a ventaglio, che mi sembra molto carina, un po' spagnola, un pavone. È un'esibizione che secondo me può durare pochissimo, questo è il massimo, sono questi 2 minuti, 3 minuti. Sì, che fai se c'hai un po' più di tempo? Andiamo al voto, potete votare da 0 a 10, anche mezzi voti avete, quindi... Vabbè, facciamo un 7,5? Facciamo un 8? No, 7,5 va bene. Non ti allargare. Attenzione, ha deciso l'uomo in questo caso. Forse è la prima volta che decidi tu in tutta la vita. Sì, ma gli ho dato una gomitata tra le costole. Allora, Diego Battantuono 6,5, Selvaggio Lucarelli 6, Paolo Ruffini 8,5 e Izzo Tognazzi 8, per un totale di 29, ragazzi. Abbiamo iniziato da paura. Complimenti. Puoi salutare Hugo Sanchez Senior. Ah, questo è il massimo del... Sei contento quindi? Sto a posto. Hugo, tu hai qualcosa in comune con noi siciliani. Poi ti faccio capire. Un applauso a Hugo Sanchez Junior. No, ok. Avete visto curiose le cose che accadono anche nel backstage. Andiamo avanti con i prossimi. Loro sono un duo, si chiamano i Dual Sim. E tu, ma che stai facendo? E mi sto allenando. Con una maniglia. E devo fare l'abito di porta. Ah, allora mi alleno pure io. Con voglia righe. E devo fare guardaline. A proposito, com'è andata la partita? Guarda, non mi fa pensare. È tempo di mettere i piedi in mezzo al campo, che degli spatti subito. Cornuto. Edoardo, ti devi abituare. L'arbitro è di natura cornuto. Ma quello che urlava era mia moglie. Ah, invece a me dagli spalti ho sentito urlare: arbitro, caccialo fuori. E tu l'hai espulso. E non volevo che cacciavi il giocatore. Ah. Vabbè, a te la settimana com'è andata? E a me uno schifo, ho dovuto cominciare la partita con un'ora di ritardo. Addirittura, e perché? E dovevano giocare cacao, caca e diarrà. E me? Sono stati tutto il tempo in bagno. Senti un po', mi vedo di nuovo la mano fatta male, ma che hai fatto? Ti hanno picchiato? Niente. E tu a che cosa hai combinato? Sono stato incisivo sulla partita. E vabbè, che hai fatto? Ho dato un rigore al 90. E vabbè, ma se c'era lo puoi fare. E il portiere ha preso la palla con le mani. Ma il portiere la può prendere la palla con le mani? Ma io come la prendevo la schedina? Poi comunque un'altra cosa, questo fatto delle bombolette che ci andate che cacciano la schiuma, a cosa serve? Questa serve per mettere i piedi della barriera e rispettare la distanza. Ah, io mi sono fatta la barba. E infatti è cresciuta l'erbetta. Io invece voglio capire questo orologio, ma a che serve? È facile, è la Goalline Technology. Allora, tu appena entra la palla di poco in rete, l'orologio vibra. Quindi quando la palla entra in rete? Sì. E a me vibra in continuazione. Ma tu l'hai pensato a tua moglie? Che fa? Senti un po', comunque la settimana scorsa per la prima volta partita femminile.
Come è andato? 10 e 10, tutti i calci di rigore. 20 calci di rigore. E quello ogni gol si toglievano la maglia. Ma pensi se vincevano il campionato? Si toglievano pure la mutanda. No, questo no. No, non l'ho toccata nemmeno. E tu, ma guarda che quella è una carta di credito. E se i giocatori dimenticano il numero? E tu, ma questa è una frase di arbitri corrotti. Noi siamo onesti, basta partite vendute, va bene? Va bene. Andiamo ad arbitrare. Andiamo. I due al Sim, venite qua. Allora, Selvaggia, ho visto che riguardavi un po'... Vabbè, sai, le donne e il calcio non hanno grande confidenza, quindi un po' alcune battute le ho dovute capire, però ci sono un po' di cose a livello di testi, direi, decisamente da arricchire e da aggiustare, però l'idea è simpatica, tutto sommato siete dignitosi, ecco. Detto da me è un gran complimento. Grazie. Diego, invece tu ne capisci di calcio? Quindi sì, alcune battute non le ho capite lo stesso, anche se capisci. Allora, però c'era un signore lì che rideva tutto. Infatti, questo è stato preoccupante. Perché era lo stesso che rideva quando sei entrato tu all'inizio e hai detto le tue cose. Ma quindi confermi che alcune battute non erano chiarissime? No, alcune non le ho capite del tutto bene, alcune mi sono sfuggite. Devo dire che è un po'... La prassi è abbastanza convenzionale, anche perché trattando sempre il tema dell'arbitraggio, delle corna dell'arbitro, della moglie dell'arbitro, ho preso la palla in pieno, insomma manca un po' di originalità il testo. Paolo? Anch'io mi associo ai pareri tiepidi, perché c'era qualcosa davvero che si era perso. Anche Facchinetti, anche te non hai capito delle battute. C'era una battuta che quella del... Vabbè, lui non ha capito nemmeno. Vabbè, lui pensa di essere... Però mi sono vestito pulita. Da cartellino. Sì, è evidente, cioè, pensa di essere proprio un'altra trasmissione. Però ci avete lasciato un po' così. Però siete molto simpatici, quello sì. Invece confabulano i nostri quarti giudici. No, ho dovuto spiegare. Ha capito adesso che erano due arbitri. Allora, no. Gli ho fatto dei disegnini in l'area di rigore. No, sì. Ho pensato ai calciatori. Poi ho detto, ma non sono così fighi. Di solito i calciatori sono... Vabbè, non è che sono simpatici, ma... No, appunto, ho detto, di solito i calciatori sono più fighi. Però ragazzi, sì, anch'io ho sentito un po' di immaturità, diciamo così, non, al di là del fatto che il lessico appunto per le donne è più difficile, però sinceramente avete dei tempi straordinari, quindi dovreste trovarvi un bel testo. E poi ho trovato un po' meccanico anche la dinamica tra voi due, adesso al di là del testo che sì, c'è spazio per migliorarlo un pochettino, però anche un po' era un po' monocorde anche il modo di approcciare, diciamo così, la battuta. Io direi di concludere, vediamo se vi consolerete a vicenda o meno, perché stanno arrivando i voti della nostra giuria. Mi ha tolto il dito. No, stavolta io. Questa volta è vero. Cartellino giallo. Basta, una volta a testa, così, una volta per uno non fa male a nessuno. Eccoci qua. Allora, vediamo, Selvaggia Lucarelli 4.5, Paolo Ruffini 5.5, Izzo Toniazzi 5.5 e attenzione, la cattiveria... Ancora una volta continui. Tengo i voti bassi per tutti. Allora, 18.5 è il totale. Complimenti, grazie, due al Sim. Vediamo se basterà. Arrivederci. Per voi era meglio avere in giuria Luciano Moggi, con gli arbitri aveva un bel rapporto. Vabbè, bravo, applauso al Sim, bravi. Io ero convinto che prendere invece si dice vincere, ma i vestiti italici. Era bello quando eravamo un regno e ci capivamo tra di noi. Cioè, se qua a parlare italiano ci hanno costretto qua. Ci aspettavamo un pochino meglio, però vabbè, accettiamo i consigli che ci hanno dato. Già è una bella esperienza stare qua, una bellissima esperienza. Ricordo che siamo nella fase iniziale della seconda edizione di Eccezionale Veramente, questi sono, diciamo così, i gironi, chi passerà al prossimo step. Vediamo chi c'è, è arrivato il momento di Loredana Scalia. Con poche e comode lezioni puoi entrare anche tu a far parte del mondo dei social. Oggi parleremo della foto profilo.
Pensi di saper scegliere la foto profilo giusta? Sbagliato! Hashtag sei sbagliato! Esistono due versioni della foto profilo, primo piano e figura intera. Ma cominciamo subito con la prima versione, la foto in primo piano. La foto in primo piano va fatta a selfie. Gli elementi da mostrare sono occhi, bocca e a spaccazza dei mini per le donne. La bocca va stretta a culo di gallina, così. Così lo dovete mettere, il collo va messo un poco storto, lo sguardo deve essere allucciato, a tipo Barbara D'Urso. Hashtag la donna illuminata solo di luce. Per quanto riguarda la spaccassa delle minne, deve essere ben visibile e ben pronunciata. Donne, per capire se è quella giusta, dovete prendere una penna Bic, la mettete qua nel mezzo e deve rimanere in posizione retta per almeno 30 secondi. Mi raccomando, donne, se siamo consapevoli del fatto che non riusciamo a tenere su neanche una piuma di strusso, stringiamo l'inquadratura direttamente sul viso. Hashtag meglio senza minne. Mi raccomando, è importantissimo, mai sorridere nella foto profilo, perché c'è l'otturazione del molare che è in agguato. Hashtag meglio una figura triste che una mala figura. Seconda versione, figura intera. Io consiglio a tutte le signore di fare la posizione sogliola. Che cosa significa? Buttate a mare sul bagnasciuga di tre quarti, messe tutte così, con un delizioso costume, due pezzi stile anni 70, in modo che mostriamo sia il davanzale che il retrotreno. Però mi raccomando, per le signore un po' più in carne, prima di fare lo scatto bisogna arrotolarsi nella sabbia, in modo che nascondiamo tutta quella trippa che pende da tutti i lati. Hashtag pesce pallambanato. Per quanto riguarda gli uomini, l'imperativo è nascondere la panza. E non è sufficiente che vi trattenete l'aria a tipo pesce, che vedo certe foto alcune volte che pare che vi sta scoppiando il cervello in aria. Hashtag uomo di panza, uomo di sostanza. Io consiglio a tutti gli uomini di fare la fotografia di tre quarti, in penombra, hashtag meglio oscuro. Per tutte le altre specie, gli sfigati, le racche, i finti misteriosi, ascoltatemi, dovete mettere la foto del profilo neutra. Che ne so, metteteci un vaso, metteteci un bel quadro, un bel cannolo siciliano. Col gattino si vince sempre. Hashtag occhio alle figure di merda. Arrivederci, alla prossima lezione. Loredana Scalia. Com'è? Allora Diego, ti è divertito? Ridevi? Sì, è carino, è originale l'idea dell'argomento, insomma, anche se io non sono forte sulla tematica, però mi sembrava trattato in maniera tale che lo capissero proprio tutti, anche quelli non avvezzi. Devo dire che si è trovato una bella serata per quello che riguarda le biro da tenere su qua, è una stasera siamo a festa, no? Gara di biro, possiamo fare una gara di Pennarelli qua. Bene. Selvaggia, quindi brava, sei brava. A parte regole dette bene, Loredana, cioè, valgono queste regole, a parte che vorrei dimostrarti che regge. Ok. Loredana, sono andata a vedere il tuo profilo Facebook mentre ti esibivi, perché volevo verificare, certo, la tua foto profilo. Effettivamente hai la bocca a culo di gallina, certo, e poi dietro la fotocopertina, sei in compagnia di un animale domestico, quindi tutto funziona, ma non c'ha la spaccazza dei minne. Come mai? No, no, c'è. L'ho cambiata da poco. No, non hai guardato bene. In realtà tu hai profili. Non ti tiene. Profili. Non ti tiene la bicca. Simona, Ricky. Ma io ho trovato molta verità, molta sincerità. Sei un'attrice, sicuramente tu fai l'attrice, questo sì, è il tuo mestiere, si vede che c'hai i tempi giusti. Non so quanto può durare il personaggio, sinceramente, però adesso mi pare di grandissima attualità. Paolo Ruffini. Sei stata molto carina, hai usato bene il dialetto, c'hai dei bei tempi, eri determinata, eri sicura, ti ho trovato simpaticissima. Oh yes! Allora vediamo adesso quanti like prendi, quante condivisioni, quanti commenti positivi ti fanno, com'è l'engagement, come si dice in questi casi. Stanno arrivando i voti, eccoli qua. Diego Battantuono, un bel 6, che per Diego è tanta roba il 6, eh. Selvaggia Lucarelli, anche lei molto generosa, 7, Paolo Ruffini, 7, Izzo Tognazzi, 8, per un totale di 28. Hashtag t'è andata bene, t'è andata bene. Ciao, ciao.
Trump, st'idea di fare il muro con i divani nel backstage è una minchiata, ma in genere l'idea del muro è una minchiata, la devi levare dalla testa, non solo quella, devi levare pure la... Guarda, lascia stare, quello qui ha solo due cose in testa, uno è il muro. E l'altra cosa che è in testa pure, uno è il muro, vabbè. Siamo partiti un po' troppo forte, avevo chiesto di partire in quinta, siamo partiti in sesta, quindi tranquillizziamoci un attimo e noi torniamo tra pochissimo qua, eccezionale veramente, non scappate! Surreali, divertenti e con un pizzico di emozione. Hashtag meglio oscuro. I primi comici hanno affrontato pubblico e giuria. Siete molto simpatici, quello sì. Detto da me è un gran complimento. Ma altri comici attendono con eccitazione di entrare. Dovevano giocare cacao, caca e diarrà. La gara è solo all'inizio. Abbiamo iniziato da paura. Sulla 7, bentornati, è eccezionale veramente, grazie al nostro regista Arcadio. Siamo qua, siamo nel bel mezzo della gara. 16 potranno andare alla fase successiva, 14 passeranno grazie al voto della nostra giuria e 2 saranno ripescati dai nostri giudici aggiunti. Facciamo un applauso a loro, Simona Izzo e Ricky Stognazzi. Allora, andiamo a vedere il prossimo concorrente, lui è Giuseppe De Siato. Ho preso un paese con 14 miliardi e 25 milioni di people, con un voto rotto, corrotto, ma che me ne fotto, ho scomposto il sistema governativo ottimale in 3 semplici leggi, fuori i neri, dentro i ricchi e a morte i gay. Per la prima erigerò un monumento murario, per la seconda non ci saranno più ricchi di me, per la terza fuori tutti i fan di Madonna, e per ultimo è tutto mio, sport, TV, spettacolo, armi, pistole, fucili, parrucche, parrucchini. Sono un tipo americo e adesso il mio paese piano piano me lo merito. Amo la vita, gli States e la figa, ma col mio bon ton escluderei la cornuta di Clinton. Washington mi aspetta da buon americano e c'ho la casa bianca perché ho la faccia bianca. E se l'inquilino precedente era un po' nero lo caccio via davvero. Questo paese intero non mi potrà tradire, forse fatta eccezione del popolo messicano. Se fossi più goliardico sarei più carismatico, se non fossi simpatico sarei meno politico. È magico il mio tocco, non parlo da farlocco, la profezia dei Simpson davvero si avverò. Se prendo l'aeroplano qualcosa mi fa strano, posso gridare in vano, pilota musulmano. Se prendo l'aeroplano qualcosa mi fa strano, posso gridare in vano, pilota musulmano, pilota musulmano, pilota musulmano. No, 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 no. Faccio strage di ogni cuore perché c'ho tanti capelli, molto più di Berlusconi e anche molto più arancioni. Ma son molto meno nano, io so americano. Giuseppe! Varietà di stili, qua eccezionale veramente. Diego, sei pensieroso. Sì, sono pensieroso perché è anomalo nel panorama, non male tra l'altro, però dovrebbe arrivare a una risata, invece sento la papa al pomodoro, sento tutte le Gastone, c'è dentro tanta roba, c'è anche un po' di cultura. Servaglia, sei d'accordo? C'erano tanti modi per proporsi Donald Trump, no? Forse il più banale era quello di venire qui, far battute grevi sull'immigrazione, su quello che hai nominato, hai detto la figa, diciamo, quello, eccetera. Invece è un modo elegante, divertente, quella scivolata un po' volgarotta finale da Donald Trump, che poi è la sua essenza, che a me è piaciuto. Penso che poteva fare magari Gigi Proietti, non so,
Io l'ho trovato 30 anni fa. Sì, 30 anni, però l'ho trovato elegante, a me è piaciuto. Paolo? Stiamo facendo un po' fatica perché il tema della trasmissione è la comicità. Quindi molto spesso tu fai pensare, fai sorridere, però non fa ridere, ma non credo che forse nemmeno il tuo intento fosse quello. Posso dirti solo una cosa, perché Diego diceva e anche Paolo dicevano la risata, ecco, io dentro invece ho riso. Ecco, esiste un modo di divertirsi senza emettere la risata, ma dentro io mi sono divertita. Certo, uno sorride per tutto il pezzo. E quindi l'ho apprezzata molto. Allora andiamo ai voti. Allora, Selvaggio Lucarelli 7, Paolo Ruffini 6.5, Izzo Tognazzi 7.5, severissimo! Diego Abbatantuono 3. No! 3. 5. No. 5. No. Per un totale di 26. Grazie. Arrivederci. No. Vince Trump contro tutti i pronostici, perché tutti sostenevano che doveva vincere la Clinton, i sondaggi, invece ha vinto Trump. Un applauso, bravo, 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 bravo. Contro i sondaggi. Spettacolo sul palco, ma anche tra la nostra giuria. Vediamo cosa succederà col prossimo concorrente. Lui, Elia Piva. Salve a tutti, bella gente, Boratti il giornalista qui presente. Scusate per il mio accento kazako. Sono figlio di Assimbala e Bolto col stupratore, ma non sono il solo figlio di Bolto col stupratore. Mio fratello è ritardato mentale, mia sorella la più grande prostituta di tutto il Kazakistan. Grande successo. Mi sono sposato 138 volte, adesso mia moglie è morta. Era noiosa, ma... adesso ho una nuova moglie, grande successo. Durante il mio viaggio in America ho anche imparato la differenza tra i proverbi americani e quelli di Kazakistan. Vi faccio qualche esempio. Non facciamo di tutta l'erba un cannone. Chi più ne ha non ha certo bisogno di rifarsi il seno. L'erba del vicino me la fumo. Moglie e buoi sempre corna sono. Potete venire a trovarmi in Kazakistan, ci sono tante belle cose da fare. I miei hobby sono giocare a ping pong, scattare foto delle ragazze mentre vanno alle toilette. Attenzione, attenzione, attenzione. No. E lì, attenzione, benvenuto, benvenuto eccezionale. Grazie. Veramente. In due hanno cliccato, per cui hanno in stoppato due la tua esibizione. Allora, io direi, andiamo immediatamente sugli altri due che non hanno cliccato per capire se potrai giocarti i voti o meno. Andiamo da Diego Abbatantuono. Diego, lo salvi o no? Guarda, cioè, i proverbi ce ne sono tanti. Da tanto va la gatta al largo che la recupera il bagnino. Se Maometto non va alla montagna perde la caparra, incontrò Moser sul monte Sinai, era Saronni, quindi si poteva andare avanti tanti. Quelli che hai scelto erano quelli che facevano un po' più cagare, devo dire la verità. Beh, erano inerenti al mio personaggio comunque, perché, perché è uno che non vuol far ridere. Lei è andato in America 5 anni come sono stato good io. Good old funny match. Rispondi a questa frase. Non ci sia mai andato. Rispondi a questo. Good old funny match. I can't understand you. This is not English. Proprio. Le gocce d'olio fanno le macchie. You this not English. Match. Ragazzi, you this not English. Yeah. Cioè, this not English. No. This is not English. This is not English. This is not. Sì, va bene lo stesso. A questo punto però vorrei sentire Selvaggia, perché so che tu sei venuto qua anche l'anno scorso. Sì. Facevi l'imitazione di Johnny Depp perché tu di fatto ci assomigli a Johnny. Ma io ho delle foto che tutti mi dicono che sono uguale, poi non so loro. Comunque, scusate. No ragazzi, ma così adesso non lo sono, ho cambiato personaggio, è ovvio.
Io direi, facciamo parlare un attimo Selvaggio. Te lo ricordo nell'imitazione di Johnny Depp, ogni tanto torni nei miei incubi. Come è stato il suo... Ma è lui. Baron Cohen. Vuole fare Borat, ma è Boris, sei un cane, proprio un cane senza speranza. Cioè, non è il lavoro tuo, torna in America. Magari, guarda, io ci tornerei subito, se fosse trattato come in America, guarda. E cosa te lo impedisce? Perché cosa succede quando sei in America? Trump te lo impedisce. In America ha avuto anche un bel successo, voglio dire. Ero rispettato da tutti. Tutti vogliono andare là. Io ho rispettato da tutti in America. Come si chiama quella cosa verde? Quello è il costume di Borat. Questo si chiama Menchini, come il nome giusto è Menchini. Menchini? Allora, Menchini. Cos'è su una parrucca questa qua? Menchini. In corpo io ho i capelli come li puoi comunque. Aspetta un attimo, perché scusate, è interessante. È la parrucca come Borat, però tu hai i capelli come Borat. Cioè, sì, quindi hai messo la parrucca sui capelli che sono uguali alla parrucca. Perché non volevo tingerli di nero, ma comunque io già da solo sono proprio uguale, uguale a Borat. Allora andiamo ai voti. Anzi, prima dei voti, Diego, devi decidere se salvarlo o meno. Perché? Quando gli altri cliccano, sono i due che non hanno cliccato che decidono se salvarlo o meno. Se non lo salvi, vuol dire che non lo salvi, quindi clicchi anche tu, lui è subito eliminato. E se invece lo salvo? Se invece lo salvi, la parola va a Selvaggio Lucarelli. Lo salvo. Lo salvi, benissimo. Perfetto. Grazie. Troppo buono. Selvaggia, lo vuoi salvare o no? Ti affogo, non ti salvo. Niente, ha cliccato. Sei eliminato, mi dispiace. Grazie. Arrivederci. Io so che questo pezzo continuava e dopo ti ho interrotto. Vuoi regalarci il finale del pezzo? Ma c'era un balletto. Faccio vedere il balletto. Il balletto è così, guarda. Sarebbe così? Forse è meglio perché l'hanno interrotto prima. Non sanno neanche chi è Borat, questi qua non sanno neanche dov'è l'America, questi. Io ci ho vissuto 5 anni, la conosco come le mie tasche, la spiega. Ciao. I love you. Andiamo avanti con il prossimo concorrente. Cosa succederà a questo punto? Basta vedere chi sarà. Chiamiamo Marco Dirò. Buonasera, sono Marco Diro e vengo da Rondello. Sono Marco Diro di Rondello. C'ho i problemi. Un mio amico mi ha detto che quando hai un problema bisogna dormirci sopra. Io avevo un problema con la mia fidanzata. Ci ho dormito sopra. Ora non respira più. Problema risolto. Sto tentando di smettere di fumare, perché dico, forse i miei problemi sono dovuti al fumo. Anche la sigaretta dopo il caffè non la fumo più. La fumo prima. Che cazzo me ne frega? C'è gente. Comunque ho dei problemi anche economici, perché i problemi soprattutto sono economici. L'altro giorno mi ha chiamato la banca, mi ha detto... Pronto Marco? Sì, sono io. Guardi che lei è il rosso. Lo so, un periodo nero. Vai al verde? Apro un conto arancio. Cazzo, me l'ha detto di tutti i colori. Sono andato in banca a fare dei movimenti. Mi hanno sbattuto fuori. Un mio amico mi ha detto, prova a correre. Se hai dei problemi, prova a fare attività fisica, corri. E io ho iniziato a correre. Solo che correre mi annoia. Allora faccio così. Scelgo un culo e ci corro dietro. Il tempo passa più velocemente. Una volta sono riuscito a correre dietro un culo per 2 ore. E questa si è girata e mi fa, oh, che cazzo ci fai a casa mia? Comunque i risultati si vedono, adesso sto molto meglio. L'altra sera sono tornato a casa, ho fatto le scale fino al 6° piano a piedi. Poi ho preso l'ascensore. E che cazzo, abito al primo io. Buonasera. Marco Dirò! Simona, ridevi però, eh? Guarda, a me questo
I depressi mi piacciono molto, perché ridere sulla propria disperazione, sul dolore, mi diverte, perché è un modo di esorcizzare, no, il dolore, le cose. Ogni tanto le battute erano anche divertenti, secondo me bisogna lavorare sul testo, però l'idea è buona. Facevo il tifo per te, mi piaceva anche questo look, diciamo così, naturalistico, senza fronzole, a parte il cappelletto. Io butterei pure il cappelletto. Butta il cappelletto, Faccelo vedere. Oh! L'avessi fatto senza cappello, vedi? Era tutta un'altra cosa. Secondo me manca un po' di coraggio. Non lo so se eri emozionato, se magari era un altro tipo di approccio, però credo che si sia vista un po' questa emozione, questa mancanza di coraggio, però io te la posso anche perdonare, perché c'è qualcosa che è interessante. È arrivato il momento dei voti, forza giudici, da 0 a 10, ci sono anche mezzi voti. Eccoci qua, Selvaggia Lucarelli 4, Paolo Ruffini 6, Diego Battantuono 4.5, Izzo Tognazzi 6, per un totale di 20.5. Così è stato deciso. Grazie per essere stato. Eccoci qua. Ciao. Vediamo chi è il prossimo concorrente, lui è Genki! Buonasera, allora 1, 2 e 3, stacca panza maestro, eccola qua. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in giù, lo batto in su, giro mi rigiro, sembra bel tempo, piano piano, devo camminare, passo passo, mi devo fermare. Sono molto sfortunato, sì. Quello di otto sassolino che sta dentro qui. Che dolore. Questo sassolino. Sassolino, lino. Il sasso. Lino, il sasso. È una battuta. La Peppa. Un saluto alla mia mamma, la Maria Perego. E adesso, via le orecchie. Parliamo normale. E beh, voilà. Parliamo normale, salve, io volevo scusarmi perché non sono un imitatore, sono un medium. Un medium, cioè chiamo gli artisti di un certo livello del passato, tipo Aldo Fabrizi, non so quanti di voi lo conoscono. Oddio, madonna, che... Oddio, che sei... Ma io stavo bagnando... Ma che mi chiami a fare tutte le volte? Puoi entrare questo milanese... Oh, milanese, ma come si dice a Milano? A Genki, ma va a morire, ma a dei ciappi, va a morire ciappi. E quindi a questo punto... Oh, Dio, scusate, entra e esce quando vuole, non è che... Grazie. Ma è finito? È finito tutto. Ah. Genki! No, non si capiva. Non si era capito. Non so se eri ancora... col medium. No, sono uscito. Ok, perfetto. Poi basta fare così. Un po' tutti i cartoni animati e un po' tutti i personaggi storici dei comici. Però, scusa. Prego. No, c'ha un repertorio pieno di personaggi. Poi è uscito, ha fatto Topo Gigio che cantava il sassolino. Meno Topo Gigio. Ah, io sono un po' nato nella fattoria, faccio gli animali, e dagli animali sono passati ai cartoni animali. Ma tipo fammene uno al volo. La mucca, io avevamo una mucca dubbiosa, quando lo guardavo in faccia le faceva... E che ne c'entro io? Bella. C'era il punto interrogativo, non ho capito. Perché faccio... Ma che dubbio aveva? Dubbioso perché... Allora devi fare ma... Allora dubbioso. Però io sono curioso di sentirne un altro a questo punto. Sì, lo capirò, punto... un cartone animato. Fare un altro personaggio che ti entra. Date uno schiaffo. Uno senza... forte come questo, eh. A dentro vedrai quando ti prenderò, che non ti prenderò dentro, ti prenderò prima o poi. E Spinti Gonzalez non è che corre, perché ha paura, corre per asciugarsi.
Ok, sei un genio totale. E tu di l'adoro. Genchi, stanno arrivando i voti, eccoli qua. Aspetta. Selvaggia Lucarelli, 1-1. Che fortuna. 1. Izzo Tognazzi 4.5, Paolo Ruffini 6.5, Diego Abbattantuono severissimo. 3. 2. 2. Arrivederci. Genchi, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Allora Nathan, adesso tocca a te, sì. Io di solito chiedo a tutti da dove vengono, però nel tuo caso la domanda ha un peso maggiore, anche perché diciamo che la tua storia è particolare, e io la conosco in primis perché siamo nati nella terra in cui accoglie tutti quelli che vengono dalla tua, quindi tu sei venuto col gommone quando? Con la barca il 2 settembre 2014. Ok, quindi circa 3 anni fa, più o meno, sì, 2 anni e mezzo. 2 anni. Vabbè, niente, quindi sarebbe tutta una bella favola ora dopo 2 anni e mezzo sul palco, quindi che dirti? Bocca al lupo e spacca tutto, vai Nathan. Chissà come sarà il prossimo comico, ha anche un nome particolare perché non è italiano, vediamolo, Nathan Kiboba! Lo so quello che vi state dicendo. Guarda, stasera c'è un nero. No, lui lavora con loro, sta pulendo il palco per i prossimi comici. Ma anche a lui sta facendo il comico, guarda. Oddio. Nessuno di voi si aspettava di vedere un nero stasera? Chi si aspettava? Chi? Io. Dai, smettila. Anch'io non sapevo che c'è un nero stasera. Ma essere nero in Italia è una figata. Una cosa da vivere neanche un solo giorno della vostra vita, perché la vostra mente, la nostra storia è sempre stata triste. Ma abbiamo anche vissuto dei momenti di gioia. Si vede che non mi credete. Ma ad esempio, l'elezione di Obama. Non so se com'era arrivata la novità in Italia, ma in Africa, soprattutto a casa mia, mio padre era felicissimo come se ha vinto la lotteria. Obama, Obama, oh, detto, ma papà, perché sei così felice? Non ha nemmeno l'origine congolese. Ti romperò la tua brutta testa di scimmio di merda. Lo piccherò forte al muro. Tu non sai che se un nero diventa presidente degli Stati Uniti, magari abbiamo la fortuna di vedere un giorno un nero vegetariano. Ma dopo questo lo sguardo per gli africani non era più lo stesso. Abbiamo anche avuto Mario Balotelli con gli azzurri. 2 anni fa, quando sono arrivato in Italia, mi sono fatto una piccola reputazione. Tutti i giovani del mio quartiere mi chiamavano Balotelli, Balotelli, ero così fiero di me. Prima di aver scoperto che chiamavano così tutti i neri del quartiere. Ma il vero problema per un africano è di trovare un lavoro in Italia. Ma è già complicato per un africano di trovare un lavoro in Italia, perché il primo documento da portare è già complicato da pronunciare, mamma mia. Curriculum, solo 2,7% dei neri che sanno pronunciare questa parola. E poi a che serve tutta questa agenzia di lavoro che veniamo in giro quando vai a portare il tuo curriculum, ti dicono fai su internet. Ma minchia, è la stessa cosa, è come se hai detto alla tua ragazza, dai, vieni che scoppiamo. E lei ci dice, no, facciamo l'amore. Grazie. Nathan! Selvaggia, ho visto ridere ogni tanto, eh? Sì, ci sono state 2 o 3 battute che mi hanno fatto molto ridere, quella su Obama, anche quella su Balotelli. Allora, Nathan, io devo dire che sono abbastanza entusiasta di te, ma perché vedo delle potenzialità, non tanto per quello che ho visto, che comunque già contiene delle cose che mi piacciono, ma per quello che tu puoi fare. Cioè, se tu decidi di spingere il piede sull'acceleratore, essere ancora più coraggioso, spingi, scherzare, ridere di quello che è un dramma, che è il razzismo ancora molto diffuso in Italia, e giocarci, esorcizzarlo giocandoci, come hai fatto all'inizio, no? Tu avevi un papà che era razzista a sua volta, no? Quel modo lì di raccontarci il tuo essere nero, secondo me è molto divertente e può essere qualcosa di
unico. Ecco, il fatto che tu, insomma, viva la vita con questa ironia e abbia voglia di fare il comico dopo il dramma che hai vissuto già ti fa molto onore, secondo me hai tutte le potenzialità. Paolo. Buonasera Nathan. Buonasera. Tanta roba, mi sei garbato. Ti dico, io non ti voglio incaricare di un peso particolare, però era ora che arrivasse un comico nero a far ridere anche degli italiani. È una cosa importante, mi fa proprio piacere vederti, mi fa piacere come sei arrivato anche con una certa sfrontatezza, anche un po' politicamente scorretto, che a me questa cosa mi è piaciuta e mi hai divertito. Noi stiamo cercando un personaggio che non deve avere in questo momento dei testi che siano paurosi, noi cerchiamo un terreno fertile su cui lavorare e te sei una persona che secondo me forse hai anche voglia di lavorare, ma su cui si può lavorare, perché la tua personalità è molto interessante. Grazie. Grazie. Simona Ricchi. La scuola dei comici neri, no? In America è straordinaria, quindi voglio dire, le potenzialità ci sono, però bisogna anche superare, diciamo, quel politically correctness che sento un pochettino aleggiare tra di noi, insomma, c'è anche tanta generosità. Invece io ti incito a lavorare, per favore, lavorare sodo, grazie. Allora vediamo se tornerai su questo palco, vediamo se ce la farai ad andare al prossimo step. Siamo arrivati al momento dei nostri giudici. Giudici, forza, lì davanti avete il vostro pad. Selvaggia Lucarelli 7, Paolo Ruffini 8.5, Izzo Tognazzi 7, Diego Abbatantuono 5.5. Che è un bel voto per Diego, per un totale di 28. Voto di incoraggiamento. Arrivederci. Arrivederci. Vai Nata. Allora, cari telespettatori, venite con me, che voglio fare una cosa insieme a un mito, ovvero Diego Abbatantuono. Adesso fai la cosa che sai fare meglio, Diego. Se vuoi la faccio, la faccio? La fai, la fai. La pubblicità, tra poco. A eccezionare veramente, la comicità non ha né confini, sport, TV, spettacolo, armi, pistole, né colore. Se ragion nero. Ma ci sono delle regole a volte spietate. Sei un cane, ma proprio un cane senza speranza. Tutto può ancora accadere in una gara che promette molte sorprese. Dopo le prime esibizioni, Ugo Sanchez ha il punteggio più alto. Riuscirà a conservare il primo posto. Bentornati, bentornati nello studio di Eccezionale Veramente. Qua i nostri comici stanno duellando uno con l'altro perché il vincitore di questa seconda edizione di Eccezionale Veramente si porterà a casa un contratto con la Colorado Film del valore di 100.000 euro per fare televisione, per fare cinema, insomma, tanta roba, tanta roba. Andiamo subito al prossimo concorrente, lui si chiama Alessio D'Amico. È scientificamente provato che i tempi di reazione tra l'uomo e la donna sono nettamente diversi. Non lo dico io, lo dice una statistica dell'Università del Massachusetts, che se sa perché a Massachusetts sono tutte loro le statistiche, non c'è nessuno che fa i fatti su al Massachusetts. Comunque, la statistica dice la seguente cosa. Se una donna incontra un uomo che fisicamente la attrae, il cervello della donna invia il primo impulso sessuale dopo 25 secondi. La stessa statistica afferma la seguente cosa, che se un uomo incontra una donna che fisicamente la attrae, il cervello dell'uomo invia il primo impulso sessuale dopo 3 secondi. Facile, facile. Bonci, bonci, bon, bon, bon. Do coglio, coglio, si dice a Roma. Ma anche perché il dialogo col cervello è semplice nell'uomo, avendo un solo neurone, che ne so, del tipo Totò, chi è, so io, com'è, bona, namo.
E la donna, incurante del povero pesce lesso anestetizzato davanti a sé, inizia il suo monologo mentale in 25 secondi. Signori, cronometro alla mano, chi non ce l'ha può guardare qui che me lo son portato. Monologo mentale della donna in 25 secondi. Ma tu guarda che bella faccia da bravo ragazzo, mi hai fissa già con l'occhio a cuoricino. Questo non è come tutti quelli che pensano solo a scopare. Oddio, è un po' bassina, però c'ha belle mani. Speriamo che non gli avuzza il fiato. Ma tu guardate proprio oggi che mi sono vestita come una zingara. Dovevo un controllo, c'ho i capelli zozzi che sembra una pazza e sono tutta gonfia pestacolite. Fammi da una sistemata che l'unica cosa bella che ho sono i tette. Chissà se sarà un buon padre, un marito premuroso, gentile, cortiale, cacciare sempre il camino. E con i mattina mi butta la monnezza. Ma che io guarda del pacco, sì, guarda come se lo tocca. Mamma mia, che figuraccia, vabbè, ormai vabbè, gliela do! E non ho studiato nel Massachusetts. Alla parola gliela do, l'uomo si sveglia. Saluta il neurone, ciao bello, ciao. Tanto se rivediamo fra 3 secondi, dov'è? E si incammina ignaro verso la donna tutto barzotto. Ora, ciò che sia veramente l'amore, signori, io non lo so. Però so che è un qualcosa di straordinario che si può creare in 25 secondi. E che delle volte non basta neanche una vita per distruggerlo. Alessio, amico. Ciao Alessio. Ciao. Comunque, ho visto Selvaggia che ti seguiva attentamente e l'ho vista anche ridere poi a un certo punto. Sorridere. Non esageriamo. Allora Alessio, non sopravvalutarla, dai. Alessio, tu sei sicuramente uno che ha carisma sul palco, sei molto bravo tecnicamente e il pezzo era anche divertente. Secondo me tu potresti osare anche qualcosa di più. Tocca a Paolo Ruffini. Io l'ho trovato molto carino, molto elegante, l'ho trovato un bel pezzo attoriale con una bella idea e credo che tu sia molto bravo, Alessio. Grazie. Sono 10 secondi ci ho messo per dirti che sei bravo. Io credo che per quello che cerchiamo noi, per quello che sono i miei gusti, sei partito con un inizio tradizionale, però poi c'era un'idea, con me è ottima la cosa, semplicemente e ti presenti anche molto bene, va bene, bravo. È semplicemente anche il mio punto di vista, anche perché sì. Vivo, insomma, non si giudica il punto di vista, però lei ha esposto bene. Simona. Guarda, io ricordo una mia nipote che un giorno tornò a casa, aveva incontrato un ragazzo e disse: ho incontrato il padre dei miei figli, aveva 13 anni. Ecco, quindi questo momento tuo di questa donna che in 20 secondi racconta questo uomo mi è piaciuto molto e mi ha ricordato la battuta finale, la metterei però a punto. Bene, andiamo a vedere se ti piaceranno anche i voti che la nostra giuria ti darà. Gli prendo il tempo? Sì, prendi il tempo. A proposito di tempo, numeri, adesso dobbiamo basarci realmente sui numeri perché sono quelli che ti daranno la possibilità poi di andare al prossimo step. Eccoli qua, Diego Abbatantuono, 9.5. Attenzione. Paolo Ruffini, 8. Izzo Tognazzi, 7.5. Selvaggia Lucarelli, 6. Per un totale di 31. Il numero è buono. Prego. Ciao Alessio. Grazie. Comunque si capisce quando le cose vanno bene, si capisce perché c'è magia e si sente anche tra il pubblico gli applausi. Tra l'altro il primo giudice siete voi pubblico, siete voi ovviamente. Allora andiamo ai prossimi concorrenti, si chiamano il Danno e la Beffa. Io, Marco Antonio, pretore di Roma, condottiero degli eserciti romani oltre ogni confine di ogni nuovo mondo. Sì, ma mai che trovassi le mutande da solo nel cassetto. Cleopatra, insomma, come ti permetti? Smettila di parlare in questo modo. Siamo da soli, due cuori e una piramide. Parla in modalità casalinga.
Hai ragione, ogni tanto mi faccio prendere dall'enfasi. Ma gli è che oggi devo fare il mio discorso motivazionale del mercoledì alle mie truppe. Anzi, oggi a questo proposito avrei proprio bisogno della mia toga, la mia toga purpurea del Cairo, sì. Eccola qua, la toga purpurea, appena consegnata dalla tintoria. Amore, ti prego, dimmi che è un scherzo, dimmi che è una burla. Ma guarda, ma mi hanno sbagliato tutto il candeggio. Ma cosa faccio io adesso con questa, con una toga rosa purpurea del Cairo? Ma insomma, se mai vista, ah, ma guarda che dimenticavo, roba. Nella tasca della toga c'era anche questa, la tua carta d'identità, che inspiegabilmente si rovinò. Lui sarà la carta d'identità. Attenzione, purtroppo due giudici hanno cliccato e l'esibizione deve essere stoppata. Allora, i giudici che hanno cliccato sono Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini, per una volta sono d'accordo. Io andrei subito su Diego Abbattantuono. Diego, vuoi salvare il danno e la beffa o no? Do un sì. Un sì, perfetto. Grazie. E salvati Simone e Ricky. Ma non lo so, io sinceramente mi sono distratta, questo è molto grave. Ricky, mi dispiace, io non... purtroppo non ho riso molto, cioè mi sono distratto a tal punto che non ho schiacciato il bottone quello lì, quello per cui per... li vuoi eliminare. Per cui per noi è un no. È un no, mi dispiace. Mi dispiace, siete stati eliminati. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ma come sono severi sti giudici. Quasi quasi gliene dico quattro. Bravo, non temere d'aprir bocca. Senti, ma se passiamo il turno cosa diciamo? Cosa diciamo? Grazie. Sai cosa dovresti fare tu? Dovresti fare il giurato. Il giurato? Sì. Magari con gli occhiali. Andiamo avanti con il prossimo concorrente, vediamo chi è. Lui si chiama Gianluca Ciardo. Buonasera, sono Gianluca Ciardo, sono di Bari, vivo a Conversano da 4 anni, non so se voi conoscete Conversano. Conversano è un paese che si trova a 30 km da Bari e a 2 minuti da Cozze. Cozze è un'altra località che si trova vicino a Conversano. No, lo dico perché c'è gente che non conosce le due località e quindi sulla segnaletica stradale non è che legge Cozze Conversano, legge Cozze Conversano. Allora, immaginate le cozze che parlano, che si dicono infatti tra di loro, che fanno, non lo so come fanno le cozze. E quindi io vivo là. E quindi, cioè, se volete venire a trovarmi, sto là. Vivo con la mia attuale compagna. E quindi noi ci siamo prima conosciuti, poi ci siamo fidanzati e poi abbiamo copulato. Abbiamo fatto due bambini, di cui uno ha 7 mesi e l'altro 3 anni. Cioè non è che sono nati già avendo 7 mesi e 2 anni. Sono partiti prima da zero, per poi arrivare a 7 mesi e 3 anni. E il pensiero mio non è il fatto di... Cioè il fatto di raccontare le canzoncine che si cantano i bambini appena nascono, tipo la Ninna Nanna, quella che fa Ninna Nanna, no, c'ho la fan perché ho fatto una corsa, e fa Ninna Nanna, Ninna, oh, questo bimbo a chi lo do? Perché bisogna darlo a qualcuno? Cioè dopo che noi siamo stati 9 mesi per aspettare il bambino, bisogna darlo a qualcuno, non a un qualunque, all'uomo nero. Perché se lo detene un anno intero, poi invece di dare all'uomo nero, a chi lo dai, per magari abbreviare i tempi, a chi lo dai alla Befana, perché se lo tiene una settimana, la settimana ci sta, perché magari tu nel frattempo ti puoi andare a fare una vacanza, aspetterà a gennaio per dare alla Befana. Poi ci sono altre canzoncine che si possono cantare ai bambini, tipo cioè anche tra di loro, che è la conta, quelle fa amblambla cicci cocco, tre civette su Como. Già tre civette su Como. Perché tre civette su Como? Che fanno? Fanno l'amore con la figlia del dottor. Non una alla volta, a tre, fanno la mucchiata tre civette su, con la figlia del dottor. Il dottore che ha saputo la notizia, Samalò. E quindi
Amblam blam cici cocco. Cioè, arriva cocco come... ho finito. Gianluca! Hai finito proprio a 3 minuti, preciso. Diego Batantuono. Secondo me il cabaret è un talento naturale dove tu riesci a portare a casa una risata senza dire niente, parlando certo di qualcosa, costruendo una storia. Lui non racconta niente, quindi se fosse un autore sarebbe da impiccarlo, veramente da massacrarlo. Però il modo in cui parla si capisce che potrebbe essere divertente se avesse un testo. Cioè, se io facessi un provino per un film, prenderei più facilmente uno come lui che non uno che ha già una struttura cabarettistica che devo smontare. Mi piacerebbe sentire in un'altra occasione lui con la sua verve che dice qualcosa di divertente. Sei d'accordo? Grazie. Selvaggia? Sei molto simpatico, a me questa comicità fatta di balbuzie, un po' di tentennamenti, no? Di frasi un po' spezzate, di timidezza anche raccontata. Barabacci Ciccocò paradossalmente era più debole del resto proprio perché c'era una costruzione, no? Se tu mi costruisci qualcosa deve essere qualcosa di forte, altrimenti preferisco che tu non mi dica niente tutto il tempo ed è più divertente così. Ricky, sai cosa ho molto apprezzato? Che mi sembrava emozionato come una bestia proprio, che non riusciva nemmeno a parlare ed è riuscito a far suo l'emozione, cioè ci è riuscito a giocare sopra, perché l'affanno, la sto stanco, il fiatone. Avevi il fiatone perché eri emozionato. Era una battuta? Ho proprio fatto la corsa. Per vabbè, ma quella era l'emozione. Va bene, ok. Salutazione azzerata e tutto il resto, però simpatico, senza testo, hai riuscito a strapparmi qualche risata, insomma. Chiudiamo, mi piacerebbe con, rivederlo. Con Paolo. All'inizio io dicevo, cazzo, ma veramente? Ma veramente sta facendo sta... Bisogna, io ci ho messo un attimo ad entrare dentro la tua, il tuo meccanismo, però quando ci sono entrato poi mi sono trovato comodissimo, perché mi hai divertito e mi ha preso per mano e mi ha accompagnato da qualche parte dove mi sono sentito veramente in maniera egregia. Complimenti. Voti giuria, voti giuria. Attendiamo i voti, il voto per te è molto importante, sì. Devi ambire a finire tra i primi 14. Stanno arrivando i voti, Diego Batantuono 8, Paolo Ruffini 8, Izzo Toniazzi 6.5, Selvaggia Lucarelli 5.5, un po' severa, per un totale di 28. Posso dare i baci al film, certo, però mi la giuria. Vuoi dare un bacino? A ognuno della giuria. Lei vada a dare un bacino che io vado avanti a fare il mio lavoro. Non è indispensabile. Prego. Sono fino a quando arrivo là. Grazie. È meglio che l'hai dato adesso, che se lo dai prima ti abbassavano i voti. Te lo dico subito. Arrivederci. Il pubblico è stato veramente, cioè non me l'aspettavo neanche, perché per come le dicevo le cose, sentivo ridere, ma non me lo immaginavo per come, capito? Andiamo alla prossima, si chiama Rosy Bimby. Buonasera, io mi chiamo Fiona, sono una consulente sentimentale, scusate, capigliatura! Spesso gli uomini e le donne mi chiedono consigli in fatto d'amore, le donne soprattutto mi chiedono come deve essere l'uomo ideale. Ecco, diciamo, la domanda è già sbagliata, perché l'uomo ideale non deve avere caratteristiche particolari. L'uomo ideale basta che respiri! Un'altra delle domande che mi pongono spesso è se esiste un modo per non soffrire in amore. Sì, esiste, la so. Si chiama atarassia. Cosa significa? Significa non lasciarsi sconvolgere troppo dagli accadimenti della vita. Nello specifico mi ha scritto un certo Gianluca, mi dice: cara signorina Fiona, mi chiamo Gianluca, ho 32 anni, sono sposato da circa un anno e da 11 mesi mia moglie non vuole più fare l'amore con me. Cosa mi consiglia?
Ecco Gianluca, la so. Seguendo proprio il discorso della terassia, fregatene. Lo so Gianluca, non ci si arriva subito, Ci vuole, diciamo, applicazione, studio, ma guarda me che sono anni che studio la terassia, io posso dirti fin da subito che se tua moglie non vuole più fare l'amore con te, a me mi importa un cazzo del tetto, per me non me ne frega niente, ecco. L'ultima domanda che spesso mi pongono è: dato che sono single, se ho voglia di innamorarmi di nuovo? No, grazie, sto cercando di smettere, sto cercando di perdere il vizio, grazie. Capigliatura, capigliatura. Rosy Bimbi! Ciao caro, grazie. Ciao, ho visto che Selvaggia Lucarelli ha cliccato, per cui ha espresso giudizio pari a zero. Come mai Selvaggia? Il problema è che non c'era una battuta. Allora, o è un monologo molto bello, come è capitato in alcuni casi qui, no? Che ci portava in un altro mondo, oppure mi devi far ridere o sorridere. Qui aspettavamo sempre che succedesse qualcosa, ma non succedeva niente. E questo è grave. Simona, sei d'accordo con Selvaggia? Abbastanza, io dico che il personaggio è molto carino, però serve, bisogna mettere a punto i testi e bisogna appunto scrivere una battuta che faccia ridere, poi ci sono le possibilità. Mentre invece c'era tutto quel monologo sul tradimento, sul fatto che la moglie non volesse più fare l'amore con il marito, che io non ho capito dove andava a parare. Invece no, era proprio così. L'inversione del concetto che ha spiegato della terassia, del senso. No, Rosy, alla fine se bisogna spiegare l'umorismo, purtroppo, ecco, sì, purtroppo genere, no. Se bisogna spiegarlo vuol dire che non funziona, l'umorismo deve arrivare così. Sapete che dovete votare, Selvaggia ha espresso il suo voto che è pari a zero, sono arrivati Paolo Ruffini 5, Izzo Tognazzi 5, severissimo, Diego Abbattantuono voto 3, per un totale di 13. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. 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 Vabbè, è andata così. Io sappi che il termine lo cercavo su Google e sapevo che cosa voleva dire dopo. Sì, bravo. No, ho letto Wikipedia. Comunque, vabbè, è andata così, tu fai il cognome Bimbi, quindi fai tutto da sola. Tranne cucinare. Ah, quindi è l'opposto del Bimbi. Sì. Vabbè, però ricomincerai da sola, dicono, cioè, c'è veramente una parentesi. Mi sarebbe piaciuto sfruttare questa opportunità proprio anche per iniziare un lavoro autoriale serio e importante. Perché mi sento disposta a questo. Il prossimo talento è Alessandro Ferrari. Signore e signori, Malinconia, una creatura oscura e tenebrosa viene fuori dal buio della scena deserta. Le sue vittime eccellenti sono tutti gli uomini felici e contenti. Sono l'uomo cupo. E professo il pessimismo comico. Malincomico. Sono in lutto continuo e da morto che parla voglio svelarvi i miei lazzi. Lazzi miei. Non ho il senso dell'umorismo, ma un umorismo che fa senso. A me piace star male. Vedete, la sofferenza rende più lirici, più poetici, emoziona, rende più compassionevoli, fa anche dimagrire. Il dolore invece infiacchisce, inorgoglisce, rende flaccidi, indolenti ed egoisti e fa anche ingrassare. Amore amaro. Attenzione. Attenzione, purtroppo. Davvero amaro. Mi dispiace, ti sei portato male da solo. Perché non ne sono arrivati due di click, ne sono arrivati contemporaneamente 8. Tre. Mi dispiace, sei stato eliminato. Riprendiamoci immediatamente con il prossimo concorrente. Lui è Armando Bolivar. Vamonos! Thank you.
Se la punición fosse un giorno de galera, Armando Bolivar contò dalla sua genga, veloci come il vento volan dentro al Parlamento, chiudetemi il portone, comincia la rivoluzione! Gentili deputati, egregi senatori, nosotros stiamo qui, por sbatter vede fuori, io vengo de lontano, y faccio il trafficante, ma confronto voi, me sento un dilettante, voi che seminate, manate de vergogna, e poi raccogliete soltanto odor de fogna, e ce la fate respirare, dicendo che è normale, ma io sono arrivato por mandarvi a lavorare. Velocizzare questa rivoluzione. Abbiamo cominciato con la distribuzione di un piccolo flacone di olio vegetale che todi lor signori ora devono degustare. Sentite con il naso, sentite da vicino, si tratta solo di olio di ricino, purifica il corpo, sanifica. Attenzione sulla purifica del corpo, purtroppo è arrivato a te quell'olio. Due hanno cliccato e sono Selvaggio Lucarelli e Paolo Ruffini. Andrei dritto, dritto, dritto sul presidente di giuria, Diego Battantuono. Vuoi salvare Armando Bolivar o no? Io non avrei cliccato, ero interessato a sentire come andava avanti la storia. Beh, voi ridete, ma invece... Qual è la storia di uno che va dentro al Parlamento? Sei Veneto Roma, o... Sono Emiliano. Emiliano, non che riuscivo a capire. Cioè, fa ridere come si... Non ho mai sentito fare lo spagnolo così male. Perché... e questo mi fa molto ridere. Mi fa molto ridere il vestito perché non è un vestito per far ridere. Magari si veste proprio così. E a capace anche che broccola. Ho che capito, ma non capivi se era Pablo Escobar o Ivano dei Cugini di Campagna. Se non lasciai finire magari capivi. Hai certo. Fermato Io devo dirti la verità. Questo personaggio a me mi fa ridere, mi piace. E i capelli sono suoi? Sì, sì, sono suoi. Questo mi fa un'altra allegria, mi ricordo il mio amico Porcaro. Quindi, allora vuoi salvarlo? Certo, lo voglio salvare alla grande. Attenzione un attimo. Surreale, ragazzi. Adesso vale vediamo cosa diranno i quarti giudici, vediamo se sarà eliminato, dovrai tornare nei Cugini di Campagna oppure potrai rimanere qua. Magari. Prego, prego. No, io la penso come Diego. Anch'io volevo capire dove andava a parare. Per cui ti hanno salvato, puoi andare al voto, ovviamente non il voto di Selvaggio Lucarelli, non il voto di Paolo Ruffini, nel senso loro hanno dato voto zero. Il primo voto è arrivato, Diego Battantuono ha dato 9.5. Izzo Toniazzi invece 6.5 per un totale di 16. Armando Bolivar. Grazie. Ciao Armando. Armando. Mamma mia! Sono 9.5 di Battantuono, ragazzi, questo qua mi ha segnato il cuore. Allora, tu sei cinese, sì. Io sono tifoso del Palermo e ti dico, ma voi lo potete comprare il Palermo, voi levate Zamparini, per favore. Vuoi venderle nel complesso? Benissimo, in cambio dico davanti a tutti che non è vero che i cinesi copiano tutto. In cambio dico davanti a tutti che non è vero che i cinesi copiano tutto. Questo però l'ho detto io. Questo però l'ho detto io. Vorrei fare un applauso a tutti i nostri concorrenti comunque che vengono qua. Si pongono davanti ai giudici e fanno una cosa assai complessa, quella di farci ridere. Ci proveranno anche dopo, tra poco, su questo palco, eccezionale veramente. Non scappate! Quando la competizione si accende... Fammi dare una sistemata che l'unica cosa bella che c'ho sono i tetti. L'uomo ideale basta che respiri. Il ruolo dei giurati diventa ancora più arduo. Il problema è che non c'era una battuta.
Se bisogna spiegarlo vuol dire che non funziona, l'umorismo deve arrivare così. Dispensare gioie e delusioni è una grande responsabilità. Credo che tu sia molto bravo, Alessio. Ti sei portato male da solo? Insomma, chi l'ha detto che far ridere è uno scherzo? No. Per noi è un no. È un no, mi dispiace. Aspettavamo sempre che succedesse qualcosa, ma non succedeva niente. La gara continua. Alla parola gliela do, l'uomo si sveglia. Alessio D'Amico ha scalzato Ugo Sanchez dal primo posto in classifica. Ma non è ancora finita. Bentornati su La 7, bentornati nel nostro studio di Eccezionale Veramente. Siamo al campionato della comicità italiana. Chi arriverà primo si porterà a casa un bel contratto dal valore di 100.000 euro con la Colorado Film, che è una delle più grandi case di produzione cinematografica e televisive italiane. Siamo arrivati al prossimo concorrente. Come si chiama? Bella domanda. No, proprio il nome è Bella Domanda. Facciamone entrare. Buongiorno. Buongiorno, qui per il colloquio? Sì. Allora, io non mordo. Qua non la mangia nessuno, si mette pure a quattro zampe. Sì. Lei non ride molto nella vita, eh? No, rido, solo che non... Ha saputo del contratto? No. 6 mesi di lavoro, 100 euro all'ora. Accetta? Porca miseria, saranno 600 euro al giorno, insomma. Lei sgobba 6 mesi, le diamo 100 euro. Allora, accetta o no? Allora verbio. No, allora velocità, 100 all'ora. Allora... E allora sì, credo... Peccato, ho appena dato il suo diniego non verbale. Oddio, no, cosa fa? Si è passato una mano fra i capelli, per noi è come un no. No, non credo di averlo fatto. Che fa, nega? No, vuole il replay? Vediamo lo slow motion. Pip. Ha visto? Cioè, quello non sono io. Ma chi sono io? Sì. Mi fa un po' pena. Senta, due domande attitudinali. Sì. Ah, nome? Paolo. No. Nome? Elena. La mia segretaria si chiama Elena. Nome e cognome doveva dire. E mi fa eco la mano, scusa. Era la consecutio logica. Ah, scusi, ma è un test. Ma veda un po' lei. Non avevo capito, scusi. Mari. E Monti. Cioè. Non ci siamo. Oh. Vabbè, Mari o Monti, vabbè. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? No, Mari cosa manca? Oh, Mari o. Oh. Mario. Nome proprio di persona. Mario con due O. Per me possiamo anche finirla qua. No, guardi, ho fatto i salti mortali per venire qui veramente. E vabbè, ridere, sorridere, sogghignare. Cioè, devo... Questo qui? Pettinarsi sono sinonimi? No. Beh, però... Cioè, ridere, sorridere, sogghignare magari sì. Ah, sono sinonimi. Sì, a pettinarsi proprio non... Vabbè, 3 su 4. 3 su 4 è buono, eh? Sì, sì. È un pessimista? No, perché... Vede il bicchiere mezzo vuoto? Ma assolutamente no. Lei capisce che non posso assumere gente a mezza vuota. No, ma ecco, però adesso lo dice lei ai miei fratelli che mi hanno detto... Ha dei fratelli lei? Sì, ho dei fratelli, sono l'unico adesso che rimane... Deve essere bello avere dei fratelli. Sì, è bello, ma non è che... Pensi che è culo, maschio e femmina? Eccone un altro. Anche lei è maschio e femmina? Al contrario. Femmina e maschio? Sono figlio unico. No. Sì. No, scusi, eh. Che no, fa? Non si preoccupi che tanto tra fratello e sorella si litiga sempre come cane. Vabbè, sì. Cane? Gatto. Ermellino. Ermellino? Cane ermellino. Cosa vuol dire? È la prepuzio logistica. La? Bassotto, Barmocino, San Bernardo. Devo... Serpente a sonagli, ma... sono tutti animali da compagnia? No. Beh, però? Cioè, il bassotto, il barboncino, il San Bernardo, ma il serpente lì no. 3 su 4? 3 su 4 è meraviglioso, è trascendente. Lei rinnega il 3 su 4? Lei è un tipo solitario? Ma no. Vede il bicchiere mezzo solo? Ma capisce che io non mi faccio assumere da gente mezza sola? Senta, le faremo sapere? Cos'è una domanda? Ma semmai una risposta. Allora, semmai è un avverbio. Rispondo alla domanda. Allora, c'era una domanda. Ma la domanda l'avrà fatta lei. Ho fatto la domanda di assunzione. Domanda di assunzione a nome? E cognome? 3 su 4. Mari. Ella. Mariella! Preso. Bravo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Bravi. Bella domanda! Bella domanda. Diego! No, bello, carino il pezzo, divertente, giocato sul ritmo. Ovviamente più... azzeccate e meglio è, ed è facile sbagliare. L'emozione, questo palco, questo presentatore, il vestito del presentatore, cioè avete talmente tante scusanti che gli autori quindi insomma, devo dire che nonostante tutti questi ostacoli che ho citato siete andati abbastanza bene, si può fare ancora di più, ancora meglio e lavorarci, e per lavorarci dovete tornare.
Allora, vediamo grazie. Se tornerete o meno. Devo aspettare i voti. Selvaggia, ti ho visto ridere. Dai, il ruolo del selezionatore sadico e poi questo scambiarvi ruoli, improvvisamente il sadico diventa lui, avete ritmo, insomma, funzionava direi tutto, siete sicuramente qualcosa di originale che non abbiamo ancora visto, bravi. Bravi! Grazie. Paolo Ruffini! Buonasera ragazzi. Ciao. Bella domanda. C'è uno stile, ci sono i tempi, c'è un mondo che ci portate, c'è una sintonia, è stralunato ma molto divertente. Voi andate, cioè siete coppia da tanto? Da 3 anni. Dall'ottobre 2013. Andate d'accordo? Ma sì, nel limite del possibile. L'intenzione di adottare un bambino. Esatto. Sì, se possibile una bambina. Posso dire di questi due ragazzi? A me sono quelli che sono piaciuti di più stasera. Voglio dargli il voto più alto. Allora, vediamo un attimo i voti che sono la cosa importante. Allora, Paolo Ruffini, 8. Izzo Tognazzi, 10. Selvaggia Lucarelli, 7.5. Diego Battantuono, 6.5. Per un totale di 32. Bella domanda. Grazie. È andata bene. Però avete messo 10 di Tognazzi e che comunque 10 è un numero. Pare di sì. Quindi comunque avete no, fatto... No, sono due. Cioè, uno è zero. Sono due. Meno male che non abbia fatto questo scherzo. Se no, non scherzo e prendiamo 30. Bravi, bella domanda. Adesso è arrivato il momento di un duo che si chiamano Aldo al quadrato. Incredibile. Ai, buonasera. Sono stato più sulla Salerno-Reggio Calabria che sott'acqua. Ma dove si è cacciato? Come al solito dovrò lavorare da solo. Un attimo. Ma ti sembra questo? Questa l'ora di arrivare? Dove eri finito? Ho fatto una gara podistica. Veramente? E che sei arrivato? Sono arrivato terzo. Terzo? E chi hai vinto? Una medaglia di me. Una medaglia di te? Sì, di bronzo. Ma smettila. Però ma che hai? Non vado a correre più, sto malissimo. Veramente? E che hai? Una bronzo polmonite, lasciami stare. Ma smettila, d'altronde non hai un fisico bello come il mio. Guarda che addominali, guarda che pettorali, guarda che bicipiti, degni delle migliori sculture. E poi dove andate a risparmiare? Sarà finito il bronzo. È finito il bronzo. Ma volevo vedere loro. 2000 anni sott'acqua, il freddo. I cefali che succhiano. Ma smettila, lavoriamo. Ma scusa, ma non avevi una lancia? Sì, ma ora non ce l'ho più. Ah, bravo. Come mai? Mi sono comprato la 500. Aspetta, guarda. Aspetta. 500? A me sembra una smart. Ti sei comprato il telefono, bravo. Magari ti sei messo pure Facebook. Certo, guarda, guarda il mio profilo, guarda che profilo. E che devo guardare? Che il profilo Facebook, guarda quanti amici di ogni epoca. Ecco, vediamo, qua ad esempio dai. Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Donatello, sai chi sono? Le tartarughe ninja. Ma smettila, guarda quanti amici. Mamma che bello questo. Ti piace Cassio? Esco Passio. E grazie al Cassio, vieni qua. Mi hai messo mi piace? No. Che gli hai messo? Mi riace. Scusa, che cos'è questo? Questo è un uccellulare. Uccellulare, ma sì. funziona. Come no, guarda, qui non prende, qui prende! Ottimo, allora io vado, Ti raccomando, eh? Aldo al quadrato! Eccoci qua. È uguale al cellulare di Diego Battantuono questo qua. Io... Ognuno ha l'uccello, diciamo, per carità. Nel senso... Ok, non parliamo più di uccelli, no. Andiamo da Selvaggia Lucarelli. Che... No, fa la rima. Scusate. No, ragazzi, è venuta spontanea. Selvaggia perché ha cliccato, ha espresso voto pari a 0. Ottimo. Come mai Selvaggia? Uno dei due credo arrivi dai villaggi turistici. Sì. Tu. E quindi allora, devi morire si vede. Non è... No, cioè se ci si vuole un po'
evolvere bisogna andare oltre le battute a sfondo sessuale e omosessuale. È la strada più semplice, è da villaggio turistico, secondo me se volete essere altro dovete cambiare il testo e migliorare e evolvere. Prego Paolo. La comicità che fanno loro, che è una comicità che piace alla signora, che è facile, che è becera, io non mi sento di condannarla a prescindere. Condanno se una battuta è già sentita. Ragazzi, me ne sono assegnate alcune che in effetti ho già sentito, per cui non rido. Ecco, potevate avere un pochino l'idea che siete in televisione, che state vi presentate a noi, che qualche comico l'abbiamo visto, e vi potevate presentare magari evitando certe battute già sentite, quello sì. Andiamo ai nostri quarti giudici. Mi è venuto da ridere subito, anche il costume, mi ha fatto immediatamente, mi ha messo di buon umore, ecco sì, meglio. Simona. Quindi, poi però sono d'accordo che è un po' di abuso. I ragazzi sono bravi, battute. Però insomma il testo sinceramente era un po' becero, dai, diciamoci la verità. Chiudiamo con il nostro presidente di giuria, prego. Grazie. Trovo che il testo sia veramente debole, avete peggiorato mano a mano, avete proprio la picchiata, siete andati, vi siete sfracellati da soli sui vostri stessi maroni, però avete, fareste anche ridere se aveste il testo. Andiamo a vedere i voti adesso, se i voti vi daranno la possibilità di tornare su questo palco. Eccoli qua, arrivano i voti. Diego Battantuono, voto 5, Paolo Ruffini, punto 6, punto 5, Izzo Tognazzi, voto 6, per un totale di 17.5. Tra l'altro, non l'ho detto, tra l'altro loro si sono legati alla battuta che ha detto lui, che non fa più quindi la colpa è sua. Allora avanti, bravo, esatto, facciamo grazie, un applauso al vero comico. 17 e mezzo, sto scherzando, bravi. È arrivato il momento di Mario Albano, chissà cosa succederà. Mia madre mi ripete tutti i giorni che ha avuto 9 mesi di gravidanza tranquillissimi, senza nemmeno una nausea. Appena sono nato in mia vista ho incominciato a vomitare. Capirete che sentirsi ripetere tutti i giorni questa cosa ha fatto in modo che io non mi piaccio. E non mi piaccio soprattutto fisicamente, nonostante faccia sesso con me quasi tutti i giorni. E il mio primo amore era una ragazza bellissima, si chiamava Anna. In fondo era poco più che una bambina. Le piaceva fare quei giochi d'amore un po' innocenti, tipo il dottore e l'ammalata, solo che si faceva venire le peggio malattie infettive e non mi potevi neanche avvicinare. E poi arrivò Carmen, e Carmen al contrario era un po' perversa. Dopo qualche mese che stavamo insieme mi propose di avere un rapporto a tre. Non avrei avuto nulla in contrario se almeno uno dei tre fossi stato io, però. E poi fu la volta di Giulia, che mi lasciò perché sosteneva che ero un cafone. Quando l'andavo a prendere non le aprivo mai la portiera. Era evidentemente una scusa, io c'ho il motorino. Per accettarmi di più sono anche andato in analisi. Insomma, l'analista che mi aveva in cura ha incominciato a farmi domande che comunque riportavano alla mia famiglia, no? Mi chiese: ti è mai capitato di vedere i tuoi genitori mentre facevano l'amore? Io, sì dottore, una volta mi è capitato. E che cosa hai provato? Dottore, guardi, giudichi lei stesso, ho messo il video su YouTube. Adesso però, fortunatamente, ho trovato una ragazza che ha capito quali sono i miei veri valori. Lavoro in un laboratorio di analisi. Ma comunque con lei mi trovo bene dal punto di vista, certo, spirituale, mentale, ma anche proprio fisico, sessuale. Senza bisogno di ricercare il piacere lambiccandoci in posizioni assurde, ne pratichiamo una sola, sempre la stessa. E ci basta, quella del missionario. Lei con un altro, mentre io sono a fare volontariato in Africa. Mario! Allora, il nostro quarto giudice. A me questo personaggio dolente, col problema sessuale, col problema della non accettazione di sé, mi è piaciuto. Se continuerai su questa strada perché ce l'hai dentro, non so se è autobiografico, ma si parte quasi sempre da se stessi, quindi vai avanti perché sei bravo e ce la farai. Paolo Ruffini,
Mario mi ha fatto un'idea stupenda iniziale, quando sulla battuta della sua mamma che rimetteva quando ti vedeva, però le battute alla fine non entravano del tutto, capito? Il problema era sempre sul finale, sulla battuta finale, la battuta finale del pezzo non mi ha lasciato in app, sei buffo, sei carino, sei tenero, ispiri cose buone, però, cavolo, non lo so, non mi hai certo entusiasmato purtroppo. Dieghito! Tu dovresti raccontarti da solo, o quando provi, la storia, senza le battute. E la storia deve stare in piedi. Secondo me siamo lì. Voglio sentire un po' come la pensano gli altri, ma insomma hai fatto fatica un po'. Allora Mario, ti trattano tutti con i guanti, perché ci siamo un po' tutti convinti che il personaggio sia tu. Per cui la domanda è, tu sei lasciato sempre o sei uno che lascia? Io sono stato fortunatamente sempre lasciato, dico fortunatamente perché lasciare una persona deve essere, immagino, mi hanno raccontato che deve essere Guarda, un'esperienza orribile. Allora sei proprio buono, se rispondi così sei proprio buono. Adottiamolo. Mario, sei fidanzato adesso? Sì, sì, sì. Si chiama Stefania, che saluto. Ciao Stefania. Stefania. Ciao Stefania. Sì, sì. Ah, Stefania? La conosci, no? No, no. Allora, vediamo il voto se renderà felice te e Stefania. Hai preso da Paolo Ruffini 6, Izzo Tognazzi 7, Diego Battantuono 5, Selvaggia Lucarelli 5, per un totale di 23. 23. Mario. Devo sentire Stefania se è contenta. Bravo, senti Stefania. Senti Stefania se è felice e se è contenta. Socio ufficiale, possiamo dirlo, di Nerone. Sì, è la fotocopia, anche la bocca è la verità, sono io. Però meglio Nerone. No, meglio Nerone che anche perché stasera ho bruciato la mia carriera, volevo Nerone. L'ha battuto di Mario Albano! Battuti, bravo. Io quando voglio conquistare una donna, diciamo, procedo per sottrazione, nel senso faccio capire quanto meno possibile che sono attratto a loro, la faccio così bene che non se ne accorgono e quindi poi non sortisco l'effetto sperato, quindi quando le conquisto è una cosa molto casuale. Il prossimo concorrente è Max Viele! Buonasera, bene, questa sera noi insegnare voi danze tipiche orientali. E allora io pregare voi alzare in piedi. Grazie, tutti in piedi. Imparare saluto orientale, mani giunte. Andare giù e fare otto. Attenzione dietro. Ultime file contente. Quando torna le sufale, io to. Bene, ora ultimo movimento facile, facile andare giù e tornare su. Movimento pesciolino, andare giù e tornare su. Pronti? Vai con la base, tutti. Questo è il ballo dell'otto, da Shanghai a Pechino, per chi balla e canta otto, otto, otto. Se ti piace pure Hong Kong e sei matto come me, un saluto lo puoi fa, otto, otto. Questo è il ballo dell'otto, che le regole non ha, per chi ride sa cantare, otto, otto. In Italia si può far, se la crisi non vuoi più, fai un saluto pure tu, otto, otto. Chi è sta? Otto, otto. C'era il finale che toglievano il kimono. No! Ma dove? Usate. Allora, onor di cronaca, hanno cliccato Selvaggio Lucarelli, Izzo Tognazzi. Quindi la parola va immediatamente al presidente di giuria, Diego Battantuono. Salvi, io tocato o no? Non so cosa... Mi sarebbe piaciuto vedere come andava a finire. C'era qualcosa che mi incuriosiva, non tutto... Ovviamente, non so cosa vuoi dire. Era in playback il pezzo. È pezzo mio, cantato mio, io ballale. È ballale, ma è ballato. Ballale, ballale. È anche fatto cacale. Cacale. Dopo ballale anche cacale. Mi piace. Non ce la faccio, guarda.
Non si capisce perché, che senso ha questo pezzo, se me lo spieghi... Facci vedere il finale con loro due che ci giravano. Puoi spiegare? Magari quello... Spiega! Aspetta, allora facciamo questa cosa e poi andiamo avanti col programma, prego. Visto che sei anche presto... Otto, Otto, ti solidono i bonzi, Otto... Otto, le caplette ti fanno Otto. Ma loro le vedi la vergogna che hanno sul viso loro due o no? Esatto. Bravo, ma se loro sono non rosse, sono viola. Comunque, io Diego Battantuono promuoverei deciso... loro due e beh, manderei via te. Io, forse, ma non per il solito vecchio, perché almeno per dare un premio a questa sofferenza, insomma. Io direi, hai cliccato, hai eliminato anche tu. Beh, quindi direi di sì, direi di per sì. Non fargli una lunga agonia. Per va bene, così è deciso, purtroppo siete stati eliminati, mi dispiace. No, non si può. Lo so, io no, to. Pubblico bello, divertito. Pubblico bello, guarda, divertito. Guarda, loro però, sia Ruffini che, no, che Facchinetti erano d'accordo, loro tengono te. Io poi parlerò con le ragazze e direi che qualcosa troviamo da fare. Tutti in compagnia, che vero? Mi sembra che sia molto iotoato, sì. Senza, va bene, arrivederci, è giusto per arrivederci. Ragazzi, Facciamolo per bene, vai. Andiamo a vedere il prossimo concorrente, lui si chiama Stefano Piazza. Mia nipote è diventata vegana. Il suo ragazzo è respiriano, di quelli che si nutrono solo di aria. Lui fa, sono sazio. L'altro giorno ha sternutito, faccio salute. Dice, no, sto vomitando tutte cose. Ci stiamo confondendo perché ormai tra vegani, onnivori, vegetariani, crudisti, non si capisce veramente più nulla. Mio nonno campò 94 anni e mangiava tutta la vita patate e cipolle. Ma non era vegano, era povero. Non aveva idea di cosa fosse un grasso saturo, un conservante. Mio zio Camillo invece se ne fotteva, quello mangiava dalla mattina alla sera, 127 chili, si fermava solo quando era pieno fino qua. Una volta ho detto a mio nonno, nonno, ma tu sai cos'è un grasso saturo? Mio nonno mi fa, certo, tuo zio Camillo. Il fatto è che adesso ci stiamo veramente confondendo, perché qualunque cosa mangi tu sai che ti farà male. La carne no, per carità, la carne non si mangia perché la carne fa male. La frutta è contaminata. Il pesce no, nel pesce c'è il mercurio. L'altra volta al porto ho visto uno che passeggiava con un tonno sotto l'ascella. Ho detto, ma che stai facendo? Dice, mi sto misurando la febbre. Siamo veramente alla pazzia. Io... ho il terrore di questa cosa perché, per esempio, ci dicono che lo zucchero fa male. Ma ve lo immaginate, va una vita senza zucchero? C'è il matrimonio senza neanche i confetti. Per mia zia sarebbe un dramma. Mia zia l'altra volta al matrimonio ha mangiato tanti di quei confetti che a fine serata gli sposi la davano per bomboniera. Che portatela a casa che questa è piena di dentro. Non se l'è voluta portare nessuno. Il problema però è che un pochettino anche mi sta facendo intimorire un po' su quando il momento in cui mi siedo a tavola è anche questi chef italiani che se ne inventano veramente di tutti i colori. Per esempio il cannolo scomposto. Il cannolo scomposto, dice, ma pensa, che cos'è il cannolo scomposto? Stasera ve lo faccio vedere. Il cannolo scomposto è, secondo gli chef italiani, è un piatto con una cazzolata di ricotta, una spolveratina di cioccolata ed una scorza tutta rotta. Chef di tutta Italia, ci avete scassato il cannolo. Che io mi chiedo, se questo è il cannolo scomposto, la carbonara scomposta, com'è? La pancetta sopra il piatto, gli spaghetti sotto la sedia e l'uovo nel culo della gallina? In tutto questo, secondo me, la più intelligente rimane sempre la mamma. Mia mamma è diventata crudista. Mangia soltanto cose crude. Ho detto, mamma, ma lo fai per guadagnare proteine? Quando mai? Per risparmiare il gas. Stefano Piazza! Concordiamo sul fatto che il cannolo scomposto non si può vedere. E neanche mangiare. È una violenza, è un peccato mortale, è un peccato mortale. Paolo Ruffini.
Buonasera Stefano. Buonasera Paolo. Allora, io ti ho trovato carino, si vede che c'hai un mestiere dietro, mi sembra che riesci a portare bene il palco, le battute, non mi sono scompisciato, ma forse è anche dovuto al fatto che iniziamo a accusare un po' di stanchezza, bisognerebbe trovare una formula molto innovativa, però questo non mi deve impedire nel valutarti per quello che sei, secondo me sei un comico gradevolissimo, insomma, quindi nulla osta. Diego? Grazie mille. Io penso che lui, insomma, sì, come tutti hanno detto, ci sa fare un po' perché si vede che fa questo mestiere. E l'idea di cominciare a rompere un po' i maroni agli chef non è per niente male, perché non se ne può più, proprio non è possibile che sia tutto legato alla cucina. E proprio per questo motivo c'è tanto materiale. La tematica è quella. Se la lavori bene, troviamo una soluzione. Selvaggia. Guarda, in realtà non aggiungo molto rispetto a quello che ha detto Diego adesso. Siamo dico che, in sintonia. Dico che, esatto. Incredibile. Dico che pazzesco. Era un po' tutto fumo e niente arrosto. Io non mi accontento di questo. Sono molto più esigente in cucina anche. Andiamo a vedere i voti ti daranno, se ti accontenterai o meno. Vai col voto, Diego. Paolo Ruffini 7.5, Izzo Tognazzi 6.5, Selvaggia l'aveva detto, non l'hai convinta fino in fondo, quindi 4, e Diego Abbattantuono dà un bel 7 per un totale di 25. Grazie. Di 25. Grazie. Arrivederci. Dal backstage di Eccezionale Veramente continua l'appuntamento con RDS e il nostro consueto sondaggio sulle battute più belle di sempre. Siamo qui con un grande artista e lo si capisce subito, si evince dall'abito fatto con i suoi dischi d'oro, immagino. Sì, certamente. Sì, ci crediamo. Li ha rubati a qualcuno? Rubati, ovviamente. Va bene, secondo lei qual è la battuta più bella di sempre proprio in ambito musicale? Ah, tipo... è uscito l'ultimo disco dei Nomadi e è un CD-ROM. Sì, l'autore chi sarebbe? Anonimo, per fortuna che è anonimo. Ci vediamo la prossima settimana con un altro grande successo, evidentemente non lui. Sai che però a quest'ora un bel cannolo scomposto, va bene, questo è quello che passa al convento, io me lo mangio. Torniamo tra pochissimo sapremo i nomi di chi passerà al prossimo step, quindi non andate da nessuna parte, io me lo mangio. Bravo, a tra poco. Bravo, a tra poco. Grazie. Gli ultimi comici in gara preparano i loro colpi. La classifica è quasi al completo. Mario! Ci saranno altri scossoni? No! Devi morire. Che senso ha questo pezzo? Quale sarà il verdetto di una gara combattutissima? Lo sapremo tra poco. Intanto i Bella Domanda hanno guadagnato il primo posto in classifica. Tutto può ancora accadere. Cresciamo nel finale, ne mancano pochissimi, tra poco sapremo il nome dei 16 che andranno al prossimo step. Di questi 16, 14 passeranno grazie al voto della nostra giuria, i primi 14. Gli altri due, per arrivare a 16, saranno ripescati dai nostri quarti giudici, ovvero Simona Izzo e Ricky Tognazzi. È arrivato il momento di Francesca di Cataldo. Luisa Tripoletti, Roma, vincitrice della fascia Mi sono rifatta tutta. Grazie. Sono qui alle selezioni di questo eccezionale concorso perché ci credo molto, ma soprattutto perché ho voglia di riscattarmi da anni di atti di bullismo subiti da parte di mia madre. Sin da quando ero bambina, infatti, mi diceva spesso: a lui, essere brutta è in diritto. Ma te t'approfitti. Ero così bruttina che quando sono nata l'ostetrica non ha dato lo schiaffo a me, gli ha dato a mia madre. Così mi sono rifatta tutta. Ecco, e mamma mi ha detto: che c'entra? Pure io ho rifatto il bagno, ma sempre in cesso rimane come te. E invece te sbagli, mamma. Perché oggi, grazie alla chirurgia estetica, non ho più complessi, non ho più imperfezioni, ma soprattutto... non ho più soldi.
Il mio primo intervento l'ho fatto dopo un tragico incidente casalingo, una frattura scomposta, sì, del mignolo del piede sinistro. Così sono andata in clinica e mi sono fatta fare una terza. Una bella terza tetta. Però così ero squilibrata e allora mi sono fatta fare una quinta. Adesso ho due belle tette pure dietro la schiena. E poi ho fatto un lift in verticale, ho visto il collo e solo qualche ritocchino a fronte, zigomimento e labbra. Per attenuare i segni della stanchezza. I primi giorni sul mio volto dopo l'intervento c'era talmente tanta confusione che se starnutivo mi giravo dall'altra parte a guardare chi era stato. Dopo però mi hanno dato lo specchio, mi sono vista e ho pianto dalla gioia, solo che mi si erano riempite le orecchie di lacrime, perché momentaneamente, no, tira di qua, tira di là, me le avevano appoggiate qua sulle spalle. Dopo però è arrivato il chirurgo, mi ha riassemblato tutti i pezzi e rilasciato il foglio di circolazione. Comunque, se vinco questo premio lo voglio dedicare all'ecologia, sì, vincere questo concorso fa la differenza, anzi la differenziata, sono tutta di plastica. Progetti per il futuro? Sì. Voglio tornare vergine. Costa 25.000 euro, insomma, vabbè, infatti mamma mi ha detto, oh, ma se posso avere tutti questi soldi, mandi i premi, l'anima dell'immortale. Mamma, sei arrivata tardi, mi sono fatta togliere anche l'anima. Tanto quando una è bella, a che serve? Francesca Di Cataldo! Benvenuta, benvenuta. Grazie. Io andrei dritto, 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 dritto su Selvaggia. Io credo che il personaggio sia interessante, però sia ancora debole. Secondo me sei brava, ogni tanto sei un po' incerta, però con qualcuno che ti scrive battute un po' più brillanti il personaggio può funzionare. Grazie mille comunque. No, io ho trovato il pezzo molto carino, ho sentito che tu sei un'attrice, hai stoffa. Ti faccio i miei complimenti per come lo hai interpretato. Grazie, detto da te poi per me è un grandissimo onore. Per come lo hai interpretato. Grazie. Vediamo Francesca che voto ti arriverà dalla nostra giuria. Stanno arrivando Paolo Ruffini 6, Izzo Tognazzi 6, Diego Battantuono 6, Selvaggia Lucarelli 4 per un totale di 22. Francesca, 22. Grazie. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci, questi grazie. Sono suoi. Grazie. Di cuore. E mentre il nostro Roberto Lipari sta lì nel backstage, tra poco lo avremo qua su questo palco, noi andiamo avanti perché è arrivato il momento di Alessio Zanoni. Sono sempre stato appassionato di sport estremi, paracadutismo, parapendio, arrampicata a mani nude, ma sono arrivato a un punto che tutto ciò non mi bastava più, cercavo qualcosa di più pericoloso, di più estremo, adrenalina pura, così ho aperto la partita IVA. Il mio sogno era quello di avere un bar con piccola ristorazione e ci sono riuscito, entrando subito in contatto con quella che è l'anima del commercio, il cliente. Entra questo ragazzo, un cappuccino, subito, me lo fai decaffeinato? Sì. Me lo fai una tazza di vetro? Sì. Ce l'hai latte di soia? Sì. Non me lo fare bollente, eh? Va bene. Neanche troppo schiumato? Va bene. Mi ci spolveri il cacao sopra? Sì. Me lo correggi sambuca? Sì. Ce l'hai il fruttosio? Sì, sì. Guarda, questo è il tuo cappuccino decaffeinato, latte soia in tazza vetro, non è bollente, non è troppo schiumato, c'è il cacao sopra, è corretto sambuca, il fruttosio è lì davanti sul bancone. Oh, e ci voleva tanto? No, perché al bar dei cinesi qui di fronte mi hanno mandato a fare in culo. Questo poi è anche niente, perché si siede una signora, giovanotto, devo pranzare, cosa mi consigli? Ma una piadina a squacquerone rucola. No, non mangio niente che abbia il glutine io. Cosa mi consigli? Crudo e melone. No, sai, sono vegana. Cosa mi consigli? Ma signora, le faccio una cotoletta di seitan. No, sai, sono crudista, non mangio niente che sia cotto. Cosa mi consigli? Un'insalatona? È che ho visto che le vostre non sono né biologiche né a chilometro zero. Cosa mi consigli? Signora, si beve un cocktail. No, è perché ho aderito a questa setta New Age che non mi consente di bere alcolici. Che cosa mi consigli? Signora, guardi, qua di fronte c'è un bar dei cinesi. Vada a chiedere a loro che hanno più esperienza. Alessio!
Fazio. Ruffini rideva crepapelle. Sì, no, ridevo, ma ero anche basito dalla tua... Alessio, buonasera. Ciao. Tu non sei un comico, ovviamente. No. Sei davvero un barista? Sì, sono un imprenditore stagionale. Cioè, tu sei così, cioè, tu parli così, non hai interpretato niente. No, ma non c'è differenza tra palco e realtà, appunto. Sei una scoperta. Prego, Diego. No, volevo dire che... Il tipo di cabaret che mi piace a me è questo qua, di uno che arriva e dice le cose come le direbbe nella vita e però racconta una storia abbastanza originale, unica, che capita a tutti noi quotidianamente, ci ridiamo su ma nessuno ce la fa notare. E mi è piaciuto molto, bravo. Simona Ricchi. La cosa che... cioè, hai stile, sei riconoscibile, cioè ti riconoscerei in mezzo a mille. Questo secondo me è un attestato che serve proprio a chi vuole fare questo mestiere. Selvaggia. Quando hai aperto la partita IVA, io pensavo mi raccontassi l'Odissea nell'apertura di una partita IVA, quello che poi vuol dire pagare tasse, caviglie, eccetera. Però sarebbe stato secondo me più originale e divertente, o la reazione del ristoratore di fronte ai commenti di TripAdvisor. Insomma, secondo me ci sono temi molto più divertenti e meno abusati, meno sfruttati. Che ti puoi giocare secondo me con una certa maestria perché sei simpatico. Vai, voti. Mia cara giuria, eccoli qua: Paolo Ruffini 8.5, Izzo Tognazzi 9.5, Diego Battantuono 8.5, Selvaggio Lucarelli 6, per un totale di 32.5. Mi sa che forse tornerai, forse tornerai. Arrivederci. Mi è rimasto male. Questo, fai capire, questo è il massimo del suo entusiasmo, quindi pensate... No, è quasi, incredibile, è reale già, solo avere dei giudizi così... Sai potessi fare il motivatore? Manca poco, manca veramente, veramente poco, e poi scopriremo i nomi dei nostri concorrenti che potranno andare al prossimo step. L'ho già detto, questo è un campionato, quindi è lunga! Andiamoli a vedere, l'ho detto, sono un duo, loro si chiamano GB Band! Seconda A. Facciamo silenzio, qui siamo a scuola. Io sono stanco, sono il maestro unico, sono da solo e non ce la fo. La prima ora l'ho fatta in Val d'Aosta, di matematica. La seconda l'ho fatta a Crotone. Allora, Tinozzi, se ridi un'altra volta ti butto fuori. Vuoi una nota? Basta! O chiamo la bisettrice. Anzi, guarda, già che ci siamo, enunciami il teorema di Pepsi. Un liquido allo stato gassoso è un rutto. E te non ascolti! Cosa ho detto? Forza, te. What? Cos'è what? Teorema di FM. Se un'onda radio arriva fino al centro della Terra, è Radio Maria. È Radio Maria! Falleri, non ridere, è 30 anni che sei in quest'aula, fra 3 anni finisci il mutuo e te la compri. Silenzio, allora ragazzi, non va bene, eh? Continuate così e la gita in Afghanistan quest'anno salta. Ve lo giuro, silenzio! Oggi si spiega il concetto di Sheikh. Aprite Facebook a pagina 3.
Un uomo va nel Mar Rosso. Il primo giorno vede un asello, poi un totano, poi un polpo. Calcolando che le bevute nel villaggio sono gratuite e che l'uomo non regge l'alcol, dopo quanto gli tolgono la testa dalla zuppiera del cacciucco? Ridi? Ho corretto i compiti. Cos'hai scritto? Chi è Mao? Il gatto di Bertinotti? Su, gizzitto! Cos'hai scritto? Cosa sono i bizantini, i biscotti, panna e cacao? Eh? E te? Te? Io in te ci speravo. Qual era il famoso nome dell'inventore Volta? Ma hai risposto Giontra. Vergogna! Ragazzi, silenzio. Cosa ridi? Te, ce l'ho con te. Cosa hai scritto? Chi è la giovine Italia, l'Under 21? Ora, scusate ragazzi, devo andare via, ho la quinta ora a Gerusalemme. Spero non sia una via crucis. Vi lascio con una frase famosa di Archimede, un filosofo albanese, che un giorno disse: datemi una leva e un punto d'appoggio e io vi svaligerò l'appartamento. And the end of the rising sun. Bibi Ben! Adesso non sono un tecnico, ma mi pare sia andata bene. Mi viene da piangere. Mi sembra di essere tornato indietro di 30 anni e vedere il cabaret. Grande. Prego, Paolo. Buonasera, Giovanni Bondi, lo conosco, ho visto diversi spettacoli che fa in Toscana e l'ho trovato eccezionale. Io veramente lo vidi qualche anno fa, credo che abbia fatto una crescita pazzesca. Questo è un personaggio su cui lavora da tempo e hai dimostrato di come alla fine è la battuta, al di là del contenuto, proprio come portarla, come dirla, come crederci e quanto amore ci hai messo su questo palco. Grazie. Selvaggia. Siete davvero, davvero bravi. Sembrava di vedere questa scolaresca immaginaria. Io ero qua seduta dicendo: Dio, non ho studiato. Cioè, sentivo proprio quella tensione. Mi è molto divertito. Lui si chiama Lucarelli? Nessuno mette un Lucarelli in un angolo, comunque. Il maestro Lucarelli è un musicista e mi accompagna nei miei spettacoli. Quindi... Guida la macchina. Grazie. Arriviamo al voto, giuria, arriviamo al voto. Vediamo, hanno detto tutti che si sono divertiti, hanno riso, concordano tutti uno con l'altro, non era mai successo, vediamo. Eccoli qua. Diego Battantuono, 10. Paolo Ruffini, 10. Izzo Tognazzi, 10. Selvaggia Lucarelli, 8, per un totale di 38. Mamma, avete fatto il botto. Vai. Volevo dedicare, se mi è possibile, questa serata a un mio caro amico che ci ho lavorato tanti anni insieme e che è Nicky Giustini. Bravo Giovanni. Glielo dedico. Grazie ragazzi, grazie. Grazie. Vediamo chi è l'ultima concorrente. Lei si chiama Carla Cagnetti Nei Bertè. Il mare d'inverno è come un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno una nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Ed io che non riesco nemmeno a cercare un caffè. Il mare d'inverno
è un concetto che pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già spiaditi di pubblicità. Ma verso sera uno strano concetto, un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplessa in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così. Viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita. Cagnetti nei Bertè! Si alzi, Loredana, si alzi! A facchine! Eccoci qua! Mio marito è figo, ma pure sono scherzi. Grazie, facciamo un applauso al marito vessato! Sì, bravo! E a tutti i mariti vessati che seguono, eccezionale veramente! Ruffini era a un certo punto svenuto, si aveva le convulsioni. Fantastico, geniale, no, io vi ho trovato, ci avete fatto veramente divertire, straordinario, grazie. Simona. Lo scopo era quello, grazie. Simona. Ma io, guarda, per me è stato irresistibile. Non so, la bravura di Carla e la sudditanza di suo marito, non lo so, io non ho mai smesso. No, un mix di grande talento, perché lei ha talento, l'imitazione era molto bella. Perfetto. Obiettivamente. Io a un certo punto pensavo fosse alla playback. Demenzialità più detto, pura, cioè veramente... al nonsense. Però posso dare un consiglio? Quei ceffoni che gli dai a tuo marito, secondo me gli devi dare proprio veri. Capito, lì che li vuole proprio veri. No, scusa, ma tanto voglio dire. Cosa vuoi che sia? Nella scena, un paio di ceffoni in più o in meno. No, perché funzionerebbe ancora di più. Ti sei rivisto in qualche modo? Sì, ecco, infatti, grazie. Mi sono molto riconosciuto in questo. Selvaggia. Volevo capire come ti ha conquistato, come vi siete innamorati. Lui, fantastico, a Cinecittà mi ha saputo prendere ha saputo prendere la ragazzina che è me, perché io sono una fanciullina di 50 anni passati. Ma dove l'ha trovata? E lui quanti anni ha? 12 anni meno di me, fai il conto. Sono una dritta. Sono una dritta. Diciamolo. Bravo. Vediamo cosa accadrà. Momento del voto, mia cara giuria. Mi raccomando, concentratevi. Questo è l'ultimo voto della serata. Eccoli qua, sono arrivati i voti. Diego Abatantuono 9, Paolo Ruffini 8.5, Selvaggia Lucarelli 7, Izzo e Tognazzi stiamo attendendo con ansia. 9, perfetto. Quindi per un totale di 33.5, ho fatto io il calcolo, dovrebbe essere, se non ho errato, 33.5. Bravi. Wow. Arrivederci. Quello che è successo sul palco lo avete visto, quello che è successo nel backstage l'hanno visto le persone a casa e anche Roberto Lipari, che era proprio là nel backstage. Facciamolo entrare! Oh, yeah! Com'è com-
com'era il clima? Allora, posso dire una cosa? Questo è stato un puntatone, una delle puntate più belle, quindi fare un applauso a tutti i comici che sono seguiti, perché è stata anche tra le quinte, una bella... A proposito di comici, a proposito di puntate, tu l'anno scorso ne hai fatte parecchie di puntate. Sì, era il massimo. Hai vinto, e facciamo vedere cosa vuol dire... essere eccezionale veramente. Ah, addirittura, okay. Vabbè, non creare troppa aspettativa, sennò... Dai, facciamo un bel applauso a Polifori. Lui è eccezionale veramente, vai! Grazie, bravo. No, in realtà volevo partire da un principio, che la cosa più bella che si vede in ogni puntata, eccezione veramente, sono i punti di vista. Cioè ogni giudice ha un suo punto di vista sul comico, il pubblico ne è un altro, Francesco è un altro, il comico ne è un altro ancora. Se ci pensiamo, i punti di vista sono l'ABC della comicità, perché dipende da dove guardi una cosa, diventa comica. Ora, farvi un esempio legandoci alla cronaca. Per esempio, il processo Rubbi, sapete, Berlusconi è stato rinviato a giudizio perché secondo l'accusa lui avrebbe pagato le ragazze per testimoniare contro di lui, quindi è stato accusato di corruzione. Ma dal punto di vista dell'avvocato di Berlusconi non è reato di corruzione, bensì è reato di generosità. Cioè, vedete come una cosa che è bellissima, cioè, se tu posteggi la macchina sul marciapiede, dice non è divieto di sosta, no, è eccesso di fantasia. Cioè, capito? Quando tu superi il limite della velocità non è che è eccesso di velocità, no, è troppa voglia di arrivare. Se tu hai un conto offshore all'estero non è frode, stai esportando il Made in Italy. Vedi come cambiano le cose, assumono una... Beh, i punti di vista, diciamo che non l'ho inventato io questa teoria, l'ha inventata John Fisherman, che è un sociologo dell'Ottocento, e qui c'è uno schizzo. Da allora, John Fisherman diceva che in qualunque storia, se tu prendi il punto di vista di quello che non è il protagonista, la storia cambia. Ora, faccio un esempio con un argomento dei più trattati del cabaret, che è stato trattato anche stasera, che sono le filastrocche, che è stato trattato da Gianluca Ciardi. Allora, le filastrocche. Io da bambino non volevo fare il medico, volevo fare tutti i mestieri tranne il medico, perché sentivo una filastrocca, che sotto il ponte di Baracca, c'è Pierin, fa la cacca, sono tutti i parenti di Pierin, che la fa dura dura, e chi è che gli amasura? Io dicevo, ma che mestiere è? Questo si laurea e vive sotto i ponti e passa il tempo a misurare. Cioè, brutto dal punto di vista... Che poi che sa mai a misurare la cacca? Signora, 20 centimetri, cioè questo è torcicollo. Che capisce alla misura? Una cosa che non volevo fare nel papà, per esempio, perché pensando al papà di Brando Hardy, dicevo, questo qua, poverino, ha comprato un cacchio di topolino alla fiera dell'est, è successo un bordello. No, mi piace. Sempre John Fisherman sostiene che per capire noi umani dobbiamo metterci dal punto di vista degli animali. E io l'ho fatto. Ho pensato per esempio ai gatti neri. Come sapete, i gatti neri in Italia portano sfortuna e noi uomini quando vediamo un gatto nero ci tocchiamo. Quindi dal punto di vista dei gatti neri noi siamo tutti maniaci. Cioè questi qua appena ci vedono si eccetera. Infatti tu ti avvicini a un gatto nero scappa per giustamente di reazione. Gli uccellini, non so chi ci ha mai avuto a casa uccellini, quelli che stanno nelle gabbiette, gli uccellini, come tutti i volatili, si orientano il giorno e la notte a seconda della luce e del buio. Quindi attualmente un uccellino che vede quel faro, per lui è giorno. Voi pensate agli uccellini che vivono in cucina, noi ci alziamo alle 4 di notte, accendiamo la luce, beviamo l'acqua e spegniamo la luce. Per loro è passata una giornata. Minchia, è giorno, manco il tempo poco fa... In che notte? Vedi, le giornate volano e uno non fa niente. Si lamenta. Sempre John Fisherman diceva, se invece ti metti dal punto di vista sbagliato su una cosa divertente può diventare triste, cioè il percorso inverso. Per esempio, prendiamo il giocattolo, un gioco da tavola, Risico. Risico visto dal punto di vista sbagliato è triste. Sembra un gioco americano. Questi qua fanno la guerra perché hanno un obiettivo. Così, se ne conquistano 24 territori a loro scelta. Sì, Camciacta, Perù, ma che me ne futta. Poi loro cercano di esportare con la guerra una forma di governo che è la democrazia, che poi arriva sotto forma di bomba. Mentre il Monopoli, se uno lo guarda bene, sembra l'Italia dagli anni 50 in poi. Questi qua che fanno case alberghi senza motivo, casa alberghi, pure attaccata alle stazioni, alle centrali, sì, tanto che dove succede? Tutte cose a muto, un solo posteggio, cioè 100 case, un posteggio dove cazzo mettere la mano, infatti la mettono nel posteggio sul marciapiede e lì fanno un reato di eccesso di fantasia. E c'è la tecnica migliore a Monopoli, è rimanere in carcere e gestire le proprietà, che è quello che hanno fatto da noi per una vita. Sto gioco Monopoli è nella nostra indole. In realtà però John Fisherman non esiste, me lo sono proprio inventato per dare credibilità a quello che dicevo, e magari dal vostro punto di vista vi ho preso in giro, ma dal mio volevo solamente raccontarvi come un comico riesce, se bravo, a mettersi nel punto di vista giusto e rendere qualunque cosa divertente. È
Roberto Lipari. Abbiamo capito perché hai vinto l'anno scorso, eh? abbiamo capito. Poi tra poco uscirà anche il tuo film Classe Z insieme a tantissimi altri attori, quindi Coloradio è stata di parola, sì, insomma, sì, su questo... fai un programma televisivo, fai un film, quindi puoi dire che le cose stanno accadendo. Sì, purtroppo mi fanno lavorare, io volevo evitarlo, ma niente, mi stanno costringendo, sto scherzando, grazie a tutto. Allora, stai qua di fianco a me perché tra poco sapremo i nomi dei 16 che andranno allo step successivo. Piano. Vediamo che cosa accadrà, tutto questo dopo la pubblicità. Torniamo tra poco qua, eccezionale veramente, non scappare. Eccoci qua, siamo tutti un po' tesi, perché stiamo attendendo il risultato, il pubblico a casa e soprattutto i nostri comici. In 16 andranno al prossimo step, i primi 14 saranno i più alti in classifica, i primi 14 in classifica. Gli altri due saranno ripescati dai nostri giudici aggiunti, ovvero Simona Izzo e Ricky Toniazzi. Allora, un bel sospiro di sollievo. E vai con la classifica, Paleso, la classifica, quindi partiamo da quello che ha preso più punti dalla nostra giuria. Il numero uno in classifica con 38 punti, la GB Band. La comicità sale in cattedra. Teorema di FM. Se un'onda radio arriva fino al centro della Terra, è Radio Maria. È Radio Maria. Al secondo posto con 33.5 punti, Iberté. E la risata bussò. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Al terzo posto con 32.5 punti, Alessio Zanoni, l'appassionato di sport estremi. Sono sempre stato appassionato di sport estremi, paracadutismo, parapendio, arrampicata a mani nude, ma sono arrivato a un punto che tutto ciò non mi bastava più, cercavo qualcosa di più pericoloso, di più estremo, adrenalina pura, così ho aperto la partita IVA. Al quarto posto con 32 punti... Bella domanda, no, sono proprio bella domanda, che cercano ancora una risposta, evidentemente. Ma è un test? Ma vedo un po' lei. Non avevo capito, scusi. Mari. E Monti. E non ci siamo. Oh. Vabbè, Mari o Monti, vabbè. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? No, Mari cosa manca? Oh, Mari o. Oh. Mario! Al quinto posto, con 31 punti, Alessio D'Amico, l'ingegnere che costruisce battute. Ma tu guarda che bella faccia da bravo ragazzo, mi fissa già con l'occhio a cuoricino, questo non è come tutti quelli che pensano sulla scopa, oddio è un po' bassina, però c'ha belle mani, speriamo che non gli avuzza il fiato. Ma tu guardate proprio oggi che mi sono vestita come una zingara, dovevo un controllo, c'ho i capelli zozzi che sembra una pazza. Al sesto posto con 29 punti, lui, Ugo Sanchez Junior, con la sua chitarrina. Al settimo posto un exequo con 28 punti, Loredana Scalia, la siciliana digitale. La foto in primo piano va fatta a selfie. Gli elementi da mostrare sono occhi, bocca e a spaccazza dei mini per le donne. Gianluca Ciardo da Conversano. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Cioè, dopo che noi siamo stati 9 mesi per aspettare il bambino, che. No, bisogna dare a qualcuno. Non a un qualunque, all'uomo nero. Perché? E Nathan Kiboba, il portatore di buon umore. 2 anni fa, quando sono arrivato in Italia, mi sono fatto una piccola reputazione. Tutti i giovani del mio quartiere mi chiamavano Balotelli, Balotelli, ero così fiero di me. Prima di aver scoperto che chiamavano così tutti i neri del quartiere. Al decimo posto con 26 punti, Giuseppe De Siato, il presidente più amato dai messicani. Questo paese intero non mi potrà tradire.
dire, forse fatta eccezione del popolo messicano. All'undicesimo posto con 25 punti, Stefano Piazza, il comico un po' scomposto, il comico scomposto. Il cannolo scomposto è, secondo gli chef italiani, è un piatto con una cazzolata di ricotta, una spolveratina di cioccolata ed una scorza tutta rotta. Chef di tutta Italia, ci avete scassato il cannolo! Al dodicesimo posto con 23 punti, Mario Albano e le sue sventure amatoriali. Il mio primo amore era una ragazza bellissima, si chiamava Anna. In fondo era poco più che una bambina. Le piaceva fare quei giochi d'amore un po' innocenti, tipo il dottore e l'ammalata. Solo che si faceva venire le peggio malattie infettive e non mi potevo neanche avvicinare. Al tredicesimo posto con 22 punti, Francesca Di Cataldo. E la sua voglia profonda di rifarsi. Sono qui alle selezioni di questo eccezionale concorso perché ho voglia di riscattarmi da anni di atti di bullismo subiti da parte di mia madre. Sin da quando ero bambina, infatti, mi diceva spesso: a lui, essere brutta è un diritto, ma te t'approfitti. Quattordicesimo in classifica, quindi lui andrà alla fase successiva insieme agli altri 13 sopra con 20.5 punti, Marco Dirò, con tutti quanti i suoi problemi. Sto tentando di smettere di fumare, perché dico, forse i miei problemi sono dovuti al fumo. Anche la sigaretta dopo il caffè non la fumo più. La fumo prima, che cazzo me ne frega? Eccoli qua, i ragazzi che sicuramente vanno alla fase successiva. Adesso venite sul palco, un 5 a tutti. Bravi, 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 bravo prof. Allora, Simona, Ricky, è arrivato il vostro momento. Le 14 posizioni le abbiamo date, ma sì, i 16... Sì, bisogna dire che ci sono stati molti eliminati, quindi sì. Con lo zero, sì, diciamo, sì, purtroppo. Sì, sì, però dovete darci due nomi. Sì, ve li diamo subito. Due nomi. Chi salvate? Dillo tu. Uno lo dico io, che è Armando Bolivar, per la gioia di Diego. Armando! Oh, Armando Bolivar! Armando. Perché era il più, se vuoi, astratto, il più... Era il più originale, io non, diciamo, tra non l'avevo molto amato, però insomma ho seguito l'onda dei maschi e mi sono... Si è aggregata. Mi sono aggregata, sì. Gentili deputati, egregi senatori, nosotros stiamo qui, por sbatter vede fuori. Andiamo con il secondo nome. Aldo al quadrato. Aldo al quadrato. Aldo i al due quadrato. Ragazzi, due bronzi. I due bronzi di Rialto. Dove eri finito? Ho fatto una gara podistica. Veramente? E che sei arrivato? Sono arrivato terzo. Terzo? E chi hai vinto? Una medaglia di me. Una medaglia di te? Sì, di bronzo. Io farei un applauso comunque a tutti quelli che sono saliti su questo palco e hanno cercato, sì, devo di dire regalarci... che la qualità era buona, molto buona. Hanno cercato di regalarci a tutti un sorriso che è sempre una grande cosa. Si stanno preparando probabilmente perché... Stanno andando via, vedi? Sono già andati a casa, capito? Se erano già andati a casa... È una bella sorpresa, sempre una bella sorpresa. È sempre... Ripescato. Essere ripescato è sempre Io veramente... Io volevo ringraziare, scusa, Ricky e Simone, perché veramente sono due miei amici carissimi e sono contento tantissimo che siano venuti stasera. Grazie, grazie mille, grazie mille. Grazie a voi. Allora, ci siamo, abbiamo i due ripescati, facciamoli salire sul palco. Eccoli qua. Dovrebbero arrivare, eccoli qua, Mister Bolivar, Aldo al quadrato e anche Roberto Lipari. Eccoli qua, i 16 che passeranno alla fase successiva. Io vi ringrazio di essere stati qua con noi, eccezionale, veramente. Tra poco andrà in onda il meglio di questa puntata, quindi non andate da nessuna parte. Anzi, se volete rivedere l'esibizione, andate invece sul nostro sito www.eccezionaleveramente.la7.it e condividete su Facebook, schiacciate like, sharate da tutte le parti, perché ridere è una cosa che non costa nulla, neanche condividere costa nulla, e fatelo, perché una risata invece fa
Bene, va bene. Ci vediamo alla prossima puntata e grazie perché siete un pubblico bravo, eccezionale, veramente. Grazie ciao, alla giuria anche. Francesco. Ciao, 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 ciao. Scientificamente provato che i tempi di reazione tra l'uomo e la donna sono nettamente diversi. Non lo dico io, lo dice una statistica dell'Università del Massachusetts, che se sa perché a Massachusetts sono tutte loro le statistiche, non c'è nessuno che fa i fatti su al Massachusetts. Comunque, la statistica dice la seguente cosa. Se una donna incontra un uomo che fisicamente la attrae, il cervello della donna invia il primo impulso sessuale dopo 25 secondi. La stessa statistica afferma la seguente cosa, che se un uomo incontra una donna che fisicamente la attrae, il cervello dell'uomo invia il primo impulso sessuale dopo 3 secondi. Facile, facile. Bonci, bonci, bon, bon, bon. Do coglio, coglio, si dice a Roma. Ma anche perché il dialogo col cervello è semplice nell'uomo, avendo un solo neurone, che ne so, del tipo Totò, chi è, so io, com'è, bona, namo. E la donna? Incurante del povero pesce lesso anestetizzato davanti a sé, inizia il suo monologo mentale in 25 secondi. Signori, cronometro alla mano, chi non ce l'ha può guardare qui che me lo son portato. Monologo mentale della donna in 25 secondi. Ma tu guarda che bella faccia da bravo ragazzo, mi fissa già con l'occhio a cuoricino, questo non è come tutti quelli che pensano solo a scopa, oddio è un po' bassina, però c'ha belle mani, speriamo che non gli avuzza il fiato, ma tu guardate proprio oggi che mi sono vestita come una zingara, dovevo un controllo, c'ho i capelli zozzi che sembra una pazza e sono tutta gonfia per sta colite, fammi da una sistemata che l'unica cosa bella che ho sono i tetti, chissà se sarà un buon padre, un marito premuroso, gentile, cortiale, cacciare sempre il camino e con ogni mattina mi butta la monnezza, ma che io guardate il pacco, sì, guarda come se lo tocca, mamma mia che figuraccia, vabbè ormai vabbè gliela do! E non ho studiato nel Massachusetts. Alla parola gliela do, l'uomo si sveglia. Saluta il neurone, ciao bello, ciao. Tanto se rivediamo fra 3 secondi, dov'è? E si incammina ignaro verso la donna tutto barzotto. Ora, ciò che sia veramente l'amore, signori, io non lo so. Però so che è un qualcosa di straordinario che si può creare in 25 secondi. E che delle volte non basta neanche una vita per distruggerlo. Buongiorno. Buongiorno, qui per il colloquio? Sì. Allora, io non mordo. Qua non la mangia no. Nessuno, si mette pure a quattro zampe. Sì. Eh? Lei non ride molto nella vita, eh? No, no, rido, solo che non... Ha saputo del contratto? No. 6 mesi di lavoro, 100 euro all'ora. Accetta? Porca miseria, saranno 600 euro al giorno, insomma. Lei sgobba 6 mesi, le diamo 100 euro. Allora, accetta o no? Allora verbio? No, allora velocità, 100 all'ora. Allora? E allora sì, credo... Peccato, ho appena dato il suo diniego non verbale. Oddio, no, cosa fa? Si è passato una mano fra i capelli, per noi è come un no. No, non credo di averlo fatto. Che fa, nega? No, sì. Vuole il replay? Eh? Vediamo lo slow motion. Pip! Ha visto? Cioè, quello non sono io. Ma chi sono io? Sì. Mi fa un po' pena. Senta, 2 domande attitudinali. Sì. Ah, nome? Paolo. No. Nome? Elena. La mia segretaria si chiama Elena. Nome e cognome doveva dire. Mi fa eco la mano, scusa. Era la consecutio logica. Ah, scusi, ma è un test. Ma veda un po' lei. Non avevo capito, scusi. Mari. E Monti. Non ci siamo. Oh. Vabbè, Mari o Monti, vabbè. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? No, Mari cosa manca? Oh, Mari o. Oh. Mario! Nome proprio di persona. Mario con 2 O. Per me possiamo anche finirla qua. No, guardi, ho fatto i salti mortali per venire qui veramente. E vabbè, ridere, sorridere, sogghignare. Cioè, devo... Questo qui? Pettinarsi sono sinonimi? No. Beh, però... Cioè, ridere, sorridere, sogghignare magari sì. Sì, sono sinonimi. Sì, a pettinarsi proprio non... Vabbè, 3 su 4.
3 su 4 è buono, eh? Sì, sì. È un pessimista? No, perché... Vede il bicchiere mezzo vuoto? Ma assolutamente no. Lei capisce che non posso assumere gente a mezza vuota. No, ma ecco, però adesso lo dice lei, i miei fratelli, che mi ha detto... Ha dei fratelli, lei? Sì, ho dei fratelli, sono l'unico adesso che rimane... Deve essere bello avere dei fratelli. Sì, è bello, ma non è che... E pensi che è culo, maschio e femmina? Eccone un altro. Anche lei è maschio e femmina? Al contrario. Femmina e maschio? Sono figlio unico. No. Sì. No, scusi, eh. Che no, fa? Non si preoccupi che tanto tra fratello e sorella si litiga sempre come cane. Vabbè, sì. Cane? Gatto. Ermellino. Ermellino? Cane ermellino. Che vuol dire? È la prepuzio logistica. La? Bassotto, Barboncino, San Bernardo. Devo... Serpente a sonagli, ma... sono tutti animali da compagnia? No. Beh, però? Cioè, il bassotto, il barboncino, il San Bernardo, ma il serpente lì no. 3 su 4? 3 su 4 è meraviglioso, è trascendente. Lei rinnega il 3 su 4? Lei è un tipo solitario? Ma no. Vede il bicchiere mezzo solo? Ma che capisce che io non mi faccio assumere da gente mezza sola? Senta, le faremo sapere? Cos'è una domanda? Ma semmai una risposta. Allora, semmai è un avverbio. Rispondo alla domanda. Allora, c'era una domanda. Ma la domanda l'avrà fatta lei. Ho fatto la domanda di assunzione. Domanda di assunzione a nome? E cognome? 3 su 4. Mari. Ella. Mariella! Preso. Bravo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono sempre stato appassionato di sport estremi, paracadutismo, parapendio, arrampicata a mani nude, ma sono arrivato a un punto che tutto ciò non mi bastava più, cercavo qualcosa di più pericoloso, di più estremo, adrenalina pura. Così ho aperto la partita IVA. Il mio sogno era quello di avere un bar con piccola ristorazione e ci sono riuscito, entrando subito in contatto con quella che è l'anima del commercio, il cliente. Entra questo ragazzo, un cappuccino, subito. Me lo fai decaffeinato? Sì. Me lo fai in una tazza di vetro? Sì. Ce l'hai latte di soia? Sì. Non me lo fare bollente, eh? Va bene. Neanche troppo schiumato? Va bene. Mi ci spolveri il cacao sopra? Sì. Me lo correggi Sambuca? Sì. Ce l'hai il fruttosio? Sì. Sì. Guarda, questo è il tuo cappuccino decaffeinato, latte soia in tazza vetro, non è bollente, non è troppo schiumato, c'è il cacao sopra, è corretto Sambuca. Il fruttosio è lì davanti sul bancone. Oh, e ci voleva tanto? No, perché al bar dei cinesi qui di fronte mi hanno mandato a fare in culo. Questo poi è anche niente, perché si siede una signora, giovanotto, devo pranzare, cosa mi consigli? Ma una piadina a scoccorone rucola. Eh no, non mangio niente che abbia il glutine io, cosa mi consigli? Un crudo e melone. Eh no, sai, sono vegana, cosa mi consigli? Ma signora, le faccio una cotoletta di seitan. Eh no, sai, sono crudista, non mangio niente che sia cotto. Cosa mi consigli? Un'insalatona? È che ho visto che le vostre non sono né biologiche né a chilometro zero. Cosa mi consigli? Signora, si beva un cocktail. No, è perché ho aderito a questa setta New Age che non mi consente di bere alcolici. Che cosa mi consigli? Signora, guardi, qua di fronte c'è un bar dei cinesi. Vada a chiedere a loro che hanno più esperienza. Il mare d'inverno è come un film in bianco e nero visto alla TV. Verso l'interno una nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, ed io che non riesco nemmeno a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già spiaditi di pubblicità. Ma verso sera uno strano concerto, un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplessa in momenti vissuti di già. Mare
viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita. Seconda A. Facciamo silenzio, qui siamo a scuola. Io sono stanco, sono il maestro unico, sono da solo, non ce la fo. La prima ora l'ho fatta in Val d'Aosta, di matematica. La seconda l'ho fatta a Crotone. Allora, Tinozzi, se ridi un'altra volta ti butto fuori. Eh? Vuoi una nota? Basta! O chiamo la bisettrice. Anzi, guarda, già che ci siamo, enunciami il teorema di Pepsi. Un liquido allo stato gassoso è un rutto. E te non ascolti. Cos'ho detto? Forza, te. What? Cos'è what? Teorema di FM. Se un'onda radio arriva fino al centro della Terra, è Radio Maria. È Radio Maria. Falleri, non ridere, eh? È 30 anni che sei in quest'aula. Fra 3 anni finisci il mutuo e te la compri. Silenzio. Allora, ragazzi, non va bene, eh? Continuate così e la gita in Afghanistan quest'anno salta. Ve lo giuro. Silenzio! Oggi si spiega il concetto di shake. Aprite Facebook a pagina 3. Un uomo va nel Mar Rosso. Il primo giorno vede un nasello, poi un totano, poi un polpo. Calcolando che le bevute nel villaggio sono gratuite e che l'uomo non regge l'alcol, dopo quanto gli tolgono la testa dalla zuppiera del cacciucco? Ridi? Ho corretto i compiti. Cos'hai scritto? Chi è Mao? Il gatto di Bertinotti? Su, gizzitto! Cos'hai scritto? Cosa sono i bizantini, i biscotti, panna e cacao? Eh? E te? Te? Io in te ci speravo. Qual era il famoso nome dell'inventore Volta? Ma hai risposto Giontra. Vergogna! Ragazzi, silenzio. Cosa ridi? Te, ce l'ho con te. Cosa hai scritto? Chi è la giovine Italia, l'Under 21? Ora scusate ragazzi, devo andare via, ho la quinta ora a Gerusalemme, spero non sia una via crucis. Vi lascio con una frase famosa di Archimede, un filosofo albanese, che un giorno disse: datemi una leva e un punto d'appoggio e io vi svaligerò l'appartamento. And the end of the rising sun. Rifacciamo la fangula, adesso mi è scappato tu, cazzo, porca troia, spacco tutto! Bellissima, cazzo! In gola! L'unica, guarda, che proprio mi ce l'ho qua, qui ce l'ho. Funziona, è andato così, va bene, io parlo con te, poi glielo spiego a lui, mi sembra dei due quello che... Però, mi sembra... Ci stiamo divertendo, giuria, però... Dobbiamo essere ligi anche al tempo che abbiamo a disposizione. Questa è una minchiata hashtag, non so fare le battute. Tutto il surreale è lì. Qua è tutto un dito nel culo questo programma. E non puoi dire 4-18. È un talent show, ma non si deve chiamare talent show.